passiamo al secondo intervento del pomeriggio a questo punto, del professor Gianniello Preterossi, che insegna filosofia del diritto e storia del diritto all'Università di Salerno, per dare la botta finale a questa giornata sul populismo, populismo e democrazia, un'analisi critica, quindi ha la responsabilità di dare le ultime e definitive parole sull'argomento. Innanzitutto buonasera, piacere essere qui. Com'è che fa un po' boom? Sentite bene? Sì, ok, perfetto. Grazie dell'invito. Vabbè, questa è una conversazione non accademica, ma diciamo tra politica e cultura, diciamo così, no? Di cultura politica. Però cercherò di dare anche alcuni elementi, diciamo, di chiarimento, esplicativi, anche qualche proposta concettuale, teorica, perché mi pare che il livello del dibattito pubblico, politico, che è condizionato fortemente dal dibattito mediatico, diciamo così, oramai il dibattito pubblico è dibattito mediatico, sia sotto i tacchi delle scarpe. E quindi proprio a questo punto credo che i media siano diventati un fattore problematico per la democrazia, da strumento della democrazia pluralista sono diventati un fattore problematico e certamente uno degli ostacoli del cambiamento eventuale, futuro, qualsiasi cambiamento che uno voglia realizzare, soprattutto se mette in discussione i proprietari dei media stessi, no? Perché alla fine quella cosa sono un pochino più articolate, ma perché c'è anche un problema di senso comune, di accecamento, diciamo così, però c'è anche molto cinismo. E c'è una separazione netta fra il dibattito, diciamo così, nel mondo degli studi, in cui oramai, insomma, tante cose, tanti veli sono stati strappati negli ultimi 10 anni, a partire dalla crisi del 2007-2008, no? Che ha avuto un effetto appunto disvelante, cioè basta che nomini, non so, i libri di Stiglitz, di Strecker, in Italia di Gallino. Francamente, l'ideologia neoliberista, il senso comune neoliberista è stato messo fortemente in discussione, certi meccanismi sono stati esplicitati, per non parlare appunto anche dei contributi sul populismo, come quelli di Laclau, come voleva farsi chiamare lui Ernesto, ma insomma Laclau e della MUF, ma altri anche, che hanno un po', insomma, scarigliato le carte. Però questo piano qua, con quello poi del discorso pubblico, politico, mediatico, francamente non è, entra poco in contatto soprattutto in questo paese, perché come diceva prima Diego, invece in Francia e Spagna, ma in una forma diversa anche nel Regno Unito, ma comunque in maniera molto significativa, e ora anche in Germania, con il movimento dell'Aufstehen di Sarah Wagenknecht, qualcosa sta mutando. Qui l'Italia sembra il posto dove non si riesce a fare niente da questo punto di vista, cioè a coagulare una forza populista di sinistra, diciamo così, o comunque critica, radicalmente critica del senso comune della sinistra tutta, riformista, ammesso si possa chiamare sinistra, e radicale, che si è consolidato negli ultimi 30 anni. Do qualche elemento perché forse degli elementi, diciamo, analitici possono servire anche per provare a costruire qualcosa qua, e per capire anche i problemi che ci sono in generale in Europa e nel mondo per la sinistra. Limitiamoci all'Europa, certamente ce ne sono, nonostante dei segnali di vita altrove ci siano, non è vero che non ci sono. Ma innanzitutto partiamo dalla democrazia, no? Perché per me il populismo non è la causa dei problemi, è semmai un effetto, un segno, un indicatore. Quindi di cosa? La banalità della crisi della democrazia rappresentativa. Però forse bisogna scavare un po' di più in questa idea della crisi della democrazia. Le librerie sono piene di libri, o saggi, recenti, o contro la democrazia, scritti dall'establishment, provengono dal cuore dell'establishment anglo-americano. Ne cito uno, ormai ce ne sono persino troppi, sono diventati insostenibili. Brennan,
prefazione di Sabino Cassese. Ma glielo ho detto, faccia Sabino, dico, guarda, è un po' troppo, ce ne sono troppi di libri contro la democrazia, e poi dopo non vi lamentate se vi dicono che siete oligarchi. Pubblicato da, mi pare, dalla casa di Trinità Bucconi, forse mi sbaglio, o dalla Rizzola, non mi ricordo, comunque da uno di questi qua. Brennan, politologo, tagliato, viene da tutta gente che viene da quella banda là. C'è il cuore, università prestigiose, ma che sono il cuore del progressismo neoliberale. La cui tesi è, beh, insomma, sta democrazia, qui è pure un problema, perché questi la usano, votano come gli pare, ma non sarà che forse non va tanto bene? E poi, insomma, la democrazia, ma chi ci crede? C'è sempre bisogno di una classe dirigente, cosa vera peraltro. Forse poi funziona meglio una epistocrazia, ma un governo degli esperti, dei sapienti, no? Avrebbe anche nomi di origini. Il povero Platone si rivolta nella tomba, perché l'idea era un po' più complicata e più saggia, diciamo. Ma in ogni caso, quindi i tecnici, Draghi sa tutto, sa per noi, per conto nostro. Infatti dice che non c'è bisogno di votare perché c'è il pilota automatico. C'è bisogno di definire alcun indirizzo politico. Una frase tecnicamente eversiva. Eversiva dell'ordine costituzionale, per me, Però passare a cavalleria come se fosse una cosa normale. Quindi c'è, da un lato, quelli che dicono la democrazia sì, è in crisi, ma guardate che la democrazia è meglio perderla che trovarla. Cioè, non, è meglio non averla. Ce la chiamiamo democrazia per far contento, ma in realtà conta il bilanciamento dei poteri, il potere delle autorità e soprattutto i fini che si conseguono, no? Che devono essere quelli dell'equilibrio, del mercato, bisogna saper fare, ci vuole un sapere tecnico. La vera democrazia è quello che non è democrazia. I poteri, nella migliore delle ipotesi, Cassese è così la pena, i poteri terzi poi, tutto da vedere che siano terzi, tipo la terzietà delle agenzie di rating che hanno spacciato titoli spazzatura fino a un secondo prima che crollasse la Lehman Brothers, ecco, quelli la terzietà di chi ha gestito la vicenda Autostrade, da sempre, cioè ormai da 20 anni, va bene. Meglio, per carità di patria non aggiungo altro. Poi dall'altra parte ci sono quelli che ti dicono, ho scritto di recente un libro di due politologi, di storici, sempre di Harvard, pubblicato dalla Terza, come le democrazie muoiono, in cui invece hanno stracciarsi diversi, cioè oddio, arrivano i barbari, sono arrivati i barbari. Le democrazie muoiono non più con i colpi di Stato, ma con uno svuotamento interno e con l'arrivo di personaggi brutti e cattivi, che in vari casi poi effettivamente sono pure piuttosto brutti e cattivi. Lì loro ci hanno in mente soprattutto Trump, però l'americano li porta a cercare di mettere un po' tutto insieme, da Perón ad Erdogan a Putin, a tutto un gran calderone, e a dire, vedete, non c'è manco bisogno di, appunto, dei carri armati, no? Basta una serie di forzature e si arriva a delle pseudo-democrazie autoritarie. Occhio, perché può succedere anche da noi, però l'arma è anche comprensibile da un certo punto di vista, però impressiona la superficialità e anche un certo moralismo strisciante dell'analisi, perché il mantenersi, la strattezza tipica di politologi americani, cioè non uno che si chiedesse, sì, ma Trump perché è stato eletto? Cioè, cosa c'è dietro questa improvvisa fragilità, presuntamente improvvisa, delle democrazie? Intanto cominciamo a dire che gli Stati Uniti non sono più una democrazia, forse non sono mai stati, ma non lo sono più da tempo. Cioè, e non sono nemmeno più una poliarchia, come la chiamava Dale, un grande politologo, sempre con i suoi limiti, perché insomma quella visione là, ma comunque, devo stare attento che si registra un attimo, no? Però insomma, diciamo, era già più, e lui diceva, vai piano, proprio democratici siamo, perché poi quello è un modello ideale, siamo poliarchici, cioè una pluralità di poteri in modo che si bilanciano, si controllano, c'è un pluralismo effettivo. Adesso non è nemmeno più una poliarchia, gli Stati Uniti sono da tempo, non da Trump, che è, diciamo, il precipitato tragico e grottesco allo stesso tempo, se volete, ma non la causa dei problemi, da tempo sono il potere del denaro,
di dinastie legate al denaro, chiaro? Da qua poi è stata sancita legalmente la cosa, perché la Corte Suprema, una sentenza di qualche anno fa, proprio anche Rodotà la richiamava spesso, quando si è sancito che non ci deve, non ci può essere limite alla raccolta di denaro privato per sostenere campagne elettorali, questo significa che il candidato, uno se lo costruisce proprio, se lo nemmeno lo compra o lo cerca di condizionare, proprio se lo fa, se lo fabbrica. È incompatibile questo smisurato potere del denaro che non trova alcun argine, neppure costituzionale, perché la Corte, forse la Corte Suprema questo ha stabilito, inquietante. Questa situazione per cui un potere di denaro non trova alcun limite, alcun argine, non è compatibile con l'idea che in un qualche modo tutti un pochino contano, anche poco, un pochino contano nella determinazione dei propri rappresentanti e degli indirizzi politici fondamentali, degli indirizzi collettivi. Quindi, intanto partiamo dal punto che gli Stati Uniti, non, già prima di Trump, non erano una democrazia. E siccome naturalmente l'effetto della svolta neoliberista tra gli ultimi 30 anni è stato potente da questo punto di vista, non sto dicendo che non lo sono mai stati, sto dicendo che che dei problemi ce l'hanno sempre avuti, poi sono diventati un impero e da un certo punto in poi sempre meno, ma fondamentalmente per la presa del potere finanziario e per la mancanza di adeguati anticorpi, evidentemente. Quindi primo punto quello, secondo, forse ci sono dei problemi strutturali, ovvero io proverò ora a elencare alcuni brevemente dei motivi per cui le democrazie diventano fragili, dei motivi strutturali. Cioè, perché, quali presupposti di fondo sono venuti meno? E in cosa consiste realmente e quali cause ha questo svuotamento della politica? Perché poi lo svuotamento della democrazia è lo svuotamento della politica. Allora, se si va a vedere queste cose, forse ci si rende conto che le spiegazioncine di comodo di quelli che stanno dentro un quadro ideologico neoliberale non funzionano e non bastano. In realtà la verità è che creare la democrazia di massa è una cosa maledettamente complicata. Cioè, non è ovvio che i regimi di massa, come il Novecento ci ha insegnato, siano dei regimi democratico-pluralisti. Non è ovvio per niente. In fondo, cioè, tutto il Novecento è segnato da una guerra civile europea che poi diventa mondiale, che ha due capitoli. Su questo nodo, cioè sul fatto che il superamento del vecchio mondo liberale che si fondava su delle esclusioni, escludeva, era fondato, lo Stato liberale si fondava sui centri di proprietà e cultura, come diceva un grande giurista tedesco nell'Ottocento, cioè su una società omogenea che però era tale perché tagliava fuori tutti gli altri, che erano la stragrande maggioranza. Quando il conflitto sociale viene fuori, le masse emergono, fondamentalmente in virtù degli effetti, diciamo, maturi della rivoluzione industriale e dell'organizzazione del movimento operaio, chiamiamo le cose con il loro nome. Beh, quando accade questo, il mondo dello Stato liberale non funziona più. E come se ne esce? Se ne poteva uscire con una svolta socialista, diciamo così, nel paese dove meno ci si aspettava che accadesse, tant'è che Gramsci scrive un articolo famosissimo in cui dice: quella bolscevica è una rivoluzione contro il capitale, non contro il capitalismo, contro il capitale di Marx, nel senso, a dispetto delle analisi di Marx, accade proprio, e questo è un punto molto interessante, e sarà la stella polare, sarà la fonte di energia, come diceva qualcuno, la spinta propulsiva, almeno per 70 anni, no? Più o meno. E è venuta meno, primo fattore strutturale per cui le democrazie europee non funzionano più dall'89 in poi, ma già era partita prima la cosa, l'89 si consacra, viene meno il nemico, che era però, occhio, dal lato sì un nemico, ma anche una fonte di spinta, di mobilitazione, non solo di speranze, ma di forze, diciamo, che imponevano un compromesso. Insomma, l'esistenza di questo nemico esterno che promuoveva un modello alternativo
era fondamentale perché gli corrispondeva in Europa un nemico interno possibile che poteva prendere il consenso di tutto il mondo del lavoro, degli operai, dei ceti popolari. Insomma, bisognava dimostrare a quelli che vivevano di qua che si viveva meglio in Europa occidentale. Per questo il capitalismo, anche per questo, ma questo è un motivo fondamentale, accetta un compromesso con la democrazia, altrimenti non l'avrebbero fatto. Infatti, venuta meno l'Unione Sovietica, che francamente è stato un fallimento, no? Quindi sto difendendo quel modello, però venuta meno quella sfida, era come una supernova che ancora manda un pochino di luce, no? Tizia, però rappresentava un'alternativa. Venuta meno quella sfida, c'è stato il tracimare di una sorta di assolutismo capitalistico. Cioè il capitalismo non ha trovato più argine, nessun argine. E io penso che il capitalismo, tanto più nella sua forma neoliberista, sia incompatibile con la democrazia costituzionale. Anzi, meglio, il neoliberismo è distruttore, come un cancro, di tutto quello in cui si insinua, in particolar modo della democrazia costituzionale. Poi se volete vi faccio anche degli esempi. Distrugge persino il calcio. Tanto per farvi un esempio, sembra paradossale. Cioè, è una logica che si installa dentro e che, come il cancro, pervade, assimila, trae energie e alla fine lascia vuota, una forma vuota. Certamente dal punto di vista degli obiettivi di fondo, la democrazia costituzionale, lo Stato costituzionale sociale di diritto, chiamatelo come vi pare, lo Stato democratico di diritto, c'ha varie forme. La nostra, il modello politico previsto dalla nostra Costituzione è incompatibile con il neoliberismo. Vi ricordo che qualcuno fino a poco tempo fa ha sostenuto che il neoliberismo è di sinistra. Ora, è vero, era uno che fa ride, però sì. E diciamo, chiaro che questo è come un gol a porta aperta, cioè diciamo, però insomma, siccome dà espressione a un senso comune anche di persone più strutturate, è bene ricordarlo, no? Il neoliberismo non è di sinistra, è anzi incompatibile col prendere sul serio l'attuazione della Costituzione italiana. Leggete l'articolo 3 in connessione con vari altri, con il primo innanzitutto, provate a tradurlo nella realtà, implica un modello politico-economico radicalmente diverso da quello previsto dal neoliberismo. Quindi primo problema che è venuto meno, primo fattore che è venuto meno, è che non c'è questo nemico che faceva paura e che non funzionava, non era bello, però faceva paura e che a lungo ha mobilitato lotte, azione politica. Venuto meno questo, la democrazia come grande compromesso sociale, cioè democrazia sociale fondata sulla realizzazione dei diritti sociali, s'affloscia, perché i diritti sociali si possono far fuori. Cosa c'è nella nostra Costituzione di centrale, di fondamentale, che poi è quello su cui si è realizzato quel compromesso difficile per cui si è andati oltre lo Stato liberale e invece di fare il fascismo e il nazismo si è fatta una cosa che non è un regime appunto dittatoriale, ma è una democrazia pluralista? Il lavoro, la centralità del lavoro come fattore di cittadinanza, quella dell'Italia, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, vuol dire questo, cioè vuol dire che la nostra Costituzione prevede inevitabilmente politiche di piena occupazione, cosa che è stata rimossa negli ultimi 30 anni e prevede poi naturalmente gli articoli poi ci sono tutti, no? L'esistenza libera e dignitosa, la retribuzione, prevede pure il fatto che se uno è disoccupato non per scelta abbia un sostegno, un sussidio, quindi molto tracciarsi diversi per pensare così hanno fatto, cioè la trovo anche assurda. Il problema è che occorre molto di più, semmai, non che quello è stato fatto è così drammatico, mi fa ridere tutto ciò, ridere veramente. Comunque le politiche di piena occupazione, che sono quelle fatte da Keynes, le democrazie costituzionali sono rette dopo la seconda guerra mondiale, sulle politiche keynesiane, sulla lezione di Keynes e diciamo di due generi del Novecento, uno era appunto Keynes e l'altro è Polanyi, il quale nella grande trasformazione spiega perché le società che vivono
il liberismo assoluto, ed era già accaduto l'idea delle laissez-faire fra fine 800 e primi 900, libero movimento assoluto dei capitali, di tutto, deregulation totale, non è, già c'era stato, finiscono a vivere poi una reazione protettiva, di istanze di protezione, finiscono per reagire e proteggere, chiedere protezione, che è una cosa giusta in qualche modo, solo che questa richiesta di protezione spesso, almeno in quel caso, crisi del 29, eccetera, è sfociata in un certo modo, cioè è sfociata nel nazismo e nel fascismo. Però il momento polanico, come è stato chiamato, questo significa occhio, perché il liberismo assolutistico comporta una reazione delle società che può mettere in discussione anche il quadro liberal-democratico. E quindi bisogna, per evitare questo, bisogna, come dire, uscirne dal liberismo assolutistico e, nella migliore delle ipotesi, fare un compromesso. Il compromesso è quello offerto Keynes, diciamo, a Roosevelt, ma insomma, poi l'hanno fatto anche in Inghilterra, cioè quello di dire, guarda, occorre, no, il mercato da solo non funziona manco per niente, non c'è nulla di spontaneo, no? Di naturale, anzi crea molti squilibri, in ogni caso ha delle dinamiche sue interne, per cui per l'estrazione di plusvalore il più possibile finisce per consumare risorse naturali e per svalutare il lavoro sempre di più. Tu devi creare una forza alternativa che bilanci tutto questo, e la mano è quella pubblica, non può che essere quella pubblica. Quindi il lavoro si fa, crea con gli investimenti pubblici, ovviamente innanzitutto, che stimolano anche quelli privati, e che questo è buonsenso, per me mi sembra buonsenso, sono cose quasi banali, però sembrano oggi diventate eversive, no? E questi investimenti pubblici creano le condizioni della piena occupazione, cosa che è anche accaduta per 30 anni circa, no? Il famoso trentennio glorioso. Naturalmente questo ha corrisposto a tante cose, anche alla fase del fordismo, diciamo, una certa fase del capitalismo, quella famosa per cui Ford diceva: io voglio che il mio operaio diciamo abbia i soldi per comprare le macchine che produce. Però non è solo quello, era anche la necessità di evitare appunto che diventassero tutti comunisti, che volessero fare la rivoluzione, e era anche altro presupposto la memoria di un tabù, ovvero l'esperienza della seconda guerra mondiale, della Shoah, tutto quello che è successo porta a una reazione anche di tipo etico-politico, cioè di dire: oh ragazzi, guardate che appunto qui i regimi di massa facilmente diventano fascisti, troviamo un modo per tenere insieme queste masse plurali, divise, attraversate da antagonismi, da interessi profondamente diversi. La prima della contraddizione è qual è? Quella di portare al mondo, no? C'è, forse c'è un modo, la Costituzione di Weimar, poi fallita, ma comunque è la prima che individua un paradigma nuovo, mette al centro i diritti sociali. Oh, prima c'erano solo quelli liberali, e un po' quelli politici. Perché gli stati liberali colpiffero le grandi stagioni del costituzionalismo liberale, che non è democratico. Votava l'1%, il 2%, ma ovunque, anche in Inghilterra, in Italia. Cioè, questa non si tende a dimenticare, tutta la lotta per il suffragio, noi ce l'abbiamo dimenticata. Perché? Perché oramai si dà per scontato. No, a lungo i liberali pensano che facciamo votare questi che poi ci vengono contro. La scusa era: ma sono ignoranti. A parte gli ieri che l'ignoranza è ovvio. Quindi assomiglia alla polemichetta attuale, ovvero: ma questo poi il popolino è ignorante. È sempre la stessa cosa, il ritorno alla normalità capitalistica. Dopo la Thatcher, questo è stato, Thatcher e Reagan, questo sono stati, il ritorno alla normalità capitalistica. Il modello keynesiano era entrato in crisi, se volete poi ne parliamo, per più ragioni di quelle che normalmente si tende a dire, ragioni non solo endogene ma anche esterne. Anzi, diciamolo subito una: David Harvey, l'enigma del capitale. Sono gli Stati Uniti che decidono di rompere gli accordi di Bretton Woods perché vedono che lo spazio di manovra, di estrazione di plusvalore si è ridotto, e soprattutto dal punto di vista del ruolo egemone che intendevano continuare a svolgere. Quindi sono ragioni geopolitiche e geoeconomiche.
insieme a quelle della crisi petrolifera, che non è anche lì un evento naturale, cioè ci sono dinamiche appunto legate ai rapporti di forza economici e politici mondiali. Stati Uniti cosa fanno? Denunciano gli accordi di Bretton Woods, non c'è più la parità euro-dollaro, il dollaro deve diventare, deve tornare ad essere, deve diventare in pieno anzi, la moneta guida del mondo. E naturalmente facendo questo incominciano a creare un problema al resto del mondo e a rendere più difficile il compromesso keynesiano. E inizia la crisi degli anni 70, diciamo, quella che poi sfocia appunto con l'avvento al potere di Reagan e della Thatcher, con una svolta controegemonica, cioè quello che era ovvio, egemonico, ovvero il compromesso keynesiano, ma anche nei dipartimenti di economia, nelle università, eccetera, e tutte le politiche pubbliche, diciamo così, dagli Stati Uniti all'Europa occidentale, diventa il nefas, cioè quello che non si può fare assolutamente. Lo sentite, lo vedete, no? Quando ci sono le valchirie neoliberiste, perché ce ne sono alcune, dico valchirie al femminile perché ce ne sono alcune che si specializzano, cioè secondo me c'è una categoria specifica dell'economista donna neoliberista che, quindi dico proprio delle cose scorrette che non c'entrano, ovviamente non è una cosa contro le donne, ma evidentemente c'è questo gusto di assumere il peggio del cioè, come dire, anche del potere maschile, per cui io devo far vedere che sono proprio una neoliberista di valchiria, feroce, cattiva e che, come dire, che reifica tutta una serie di luoghi comuni. Comunque, ora, a parte le battute, ci sono quelle maschilie, no? Però diciamo che l'avanguardia mandano queste valchirie che, come dire, non puoi manco dire, ma forse si potrebbe fare qualcosa in termini di investimenti. Il lavoro si può creare, come diceva un grande studioso come Luciano Gallino, guardate, il lavoro si crea, non è che il lavoro è un evento naturale, salvo che tu pensi che esiste l'equilibrio, che è l'ideologia di fondo dei liberisti, anche gli ordoliberali europei, se c'è tempo ne parliamo, ovvero il mercato è una realtà, è l'unica realtà che garantisce una convivenza sociale. Noi dobbiamo essere esseri per il mercato e è possibile usare il diritto, lo Stato, le istituzioni, è giustificato utilizzarlo solo per tutelare il mercato e impedire che qualsiasi altro progetto di vita, qualsiasi altro fine entri in gioco e pretenda di imporre, diciamo così, di definire un modello, un paradigma, un progetto. Ergo, l'articolo 3, che è un progetto di società basato sulla giustizia sociale, è incompatibile con questa visione del mercato come luogo, l'unico luogo dell'equilibrio assoluto, dell'equilibrio sociale, l'unica forma di inclusione sociale possibile. Gli ordoliberali, che è la variante tedesca su cui è fondato l'euro, di questa roba qua, ma sono amici, amici e parenti, sono un po' diversi perché sono impronunciabili, ma comunque Rustov, Eucken, Repke, tutti degli anni fra le due guerre, di fronte al nazismo, ovviamente al rischio altrettanto esiziale del bolscevismo, dicono: qui come si fa per tenere insieme una società pluralista in cui al centro però ci sia il mercato? Bisogna impedire che la politica si impicci del mercato e pretenda di dare delle finalità, perché per loro, sulla scia di Hayek in fondo con cui dialogavano, anche il keynesismo, anche la socialdemocrazia è una forma di collettivismo, è troppo, di collettivismo, è troppo, cioè significa pretendere di imporre dall'alto alla società qualcosa, una logica diversa rispetto a quella, l'unica virtuosa, del mercato, che implica che siamo tutti o produttori virtuosi o consumatori virtuosi. Gli unici diritti che abbiamo sono quelli dei consumatori. La cittadinanza è la cittadinanza del produttore consumatore, diciamo così, di colui che è incluso nel mercato. Quindi l'homo economicus diventa il paradigma del cittadino. Poi tutto questo in Germania in questi autori si colora, diciamo, si sostanzia anche di una visione del bene comune, oggettivo, una visione un po' organicista, no? Non tutta individualista all'americana o alla thatcheriana, ma diciamo con un'idea appunto di negazione del conflitto, cioè ci deve essere, la società è un bene comune oggettivo, è un qualcosa che dobbiamo tutelare, si realizza una buona società, una società ben ordinata è una società di mercato,
tutti devono essere attori virtuosi del mercato, in qualche modo attraverso questo diventiamo anche appunto, pratichiamo delle virtù persino, ma le uniche buone sono quelle che hanno a che fare col mercato, e diciamo, questo implica che ci sia anche un sostrato organico, un sostrato etico, diciamo, per se volete persino, però implica anche un'altra bella cosa, che il conflitto sociale è da stigmatizzare, è la cosa più pericolosa che ci sia. E infatti il modello tedesco si fonda sulla pace sociale, si fonda sulla negazione del conflitto distributivo, si fonda sulla compressione salariale, sulla moderazione salariale, salari bassi, tutto funzionale a cosa? Al modello, al mercantilismo, al modello esportazionista, cioè esportare, 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 e questo spiega il loro immane surplus commerciale. Ogni anno si giocano con la Cina, no? Chi vince? 250, 254, 253 miliardi di euro, dollari, più o meno, siamo lì. Ergo, prima norma, norma fondante dell'Eurozona, tutti competitori, nessuno, non ci può essere un vinco solidale fra i vari paesi che aderiscono, tutti dobbiamo esportare. E io una volta ho posto la domanda, esportare all'esterno, modello esportazionista per tutti. Una domanda ovvia, dico scusate, ma se tutti dobbiamo esportare, ma come facciamo a convergere e non andare in rotta di collisione l'uno con gli altri? E ovviamente quelli che per varie ragioni storiche hanno anche delle fragilità, comunque sono diversi dagli altri, si ritroveranno a mal partito, perché significa anche dire che questo modello non può che gerarchizzare l'Europa, no? Ma per un motivo molto semplice. Perché se siamo tutti in competizione per esportare, tu sei costretto, e non puoi fare la svalutazione monetaria, cioè quella, la svalutazione esterna, quella legata alla sovranità monetaria, devi fare la svalutazione interna, la svalutazione del lavoro, che è quello che è stato fatto. Quando Draghi parla delle riforme strutturali, guardate, le riforme strutturali, si dice riforme strutturali, si legge Jobs Act o simili, cioè svalutazione del lavoro. Qualche tempo fa ho sentito un giornalista chiedere a De Benedetti, non aggiungo altro, ma vediamo, un anno e mezzo fa, ci abbiamo questo grande surplus commerciale, è bello, ah sì sì, in effetti è così, De Benedetti lo nomina, vedi che grande successo, tirare la volata a Renzi. E poi io gli avrei chiesto, ovviamente Formigli si è ben guardato da chiederlo, scusi ingegnere, ma com'è che abbiamo questo surplus commerciale? Non è che saremo bravi tutto quanto, ma non è che sarà perché abbiamo svalutato i salari, compresso i salari? E non sarà che perché abbiamo tagliato la domanda interna pesantemente, che era il vero fine di Monti, l'ha anche dichiarato, in inglese però, parlando della CNN, non è la debito pubblico, che cavolate, il debito l'ha aumentato ovviamente. Per deprimere l'economia il debito pubblico aumenta, no, il vero obiettivo era il debito privato, è la bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti, doveva dare una mazzata a salari, pensioni, a creare disoccupazione praticamente, perché con la disoccupazione si accetta qualsiasi salario. È una vecchia lezione di uno che si chiamava Marx, non è che gli avesse fatto una, se non fosse chiesto uno, però poi se glielo chiedi, ora non posso dire con chi, però un esponente della Confindustria mi è capitato una volta a cena, gli dice: è vero o non è vero che tutto questo surplus commerciale, questo successo ce l'abbiamo perché abbiamo svalutato il lavoro? C'avevo davanti l'ambasciatore tedesco, nuovo, persona amabile, parla italiano, figlio di una italiana, con la testa piena di luoghi comuni però tipici, vi dico anche quali ora subito. Questo signore, diciamo, del mondo dell'impresa, fa sì, ha ragione, sì, è vero, a denti stretti, ma te lo riconoscono, perché è la verità, così come il fatto che i dipendenti pubblici in Italia, oramai siamo al penultimo posto, però uno dei luoghi comuni dei cari amici tedeschi, compreso lì in quel caso il loro rappresentante diplomatico, era ma con tutti i dipendenti pubblici che avete. Peccato che succede. Sì, questa è una volta, ma persino il signore della Confindustria lo riconosceva. No, sai, abbiamo tagliato tantissimo, c'ha ragione Prete Rossi. Cioè il problema è che
le cose poi non è che non esistono, non si sanno, le sanno pure, te le riconoscono pure. I tedeschi, se chiudiamo la porta e parliamo, sono così ora in una stanza così, dalla Confindustria tedesca ai socialdemocratici, sanno benissimo, compreso l'ambasciatore, sanno benissimo cosa occorre fare, sanno benissimo che così com'è l'Europa va a sbattere, però pensano, noi, te lo dicono pure, con la nostra opinione pubblica non possiamo fare altrimenti. Uno può dirgli: l'avete diseducati, non gli avete spiegato le cose, state facendo i furbi, sì, però loro ti dicono: uno, avete accettato, due, noi non possiamo proporre alla nostra opinione pubblica di fare trasferimenti interni, il budget federale comune, gli eurobond, tutte le cose che servono per tenere in piedi la baracca dell'eurozona. Noi abbiamo fatto una moneta senza Stato, che non è mai esistita nella storia, mai, never. E non può funzionare, perché una moneta ha bisogno di un governo politico dell'economia e ha bisogno di un meccanismo solidaristico interno. Inevitabilmente. Infatti la cosa più grave che sta facendo questo governo, vorrebbe fare, è di trasferire in Italia, all'interno del paese, le contraddizioni dell'Eurozona. Perché la secessione dei ricchi è questo. Non si può avere uno Stato unitario con un'unica... la moneta oramai è quella là, però lo Stato è unitario, con aree differenti dal punto di vista economico, che non prevedono trasferimenti interni, perché non sta in piedi, cioè è l'applicazione nei rapporti fra regioni, fra Stato e regioni, della logica perversa che sta portando a sbattere l'Europa dell'Eurozona, così com'è, che però dubito che tedeschi siamo disposti a modificare. Comunque la richiesta, la domanda rivolta all'ambasciatore: ma tu pensi che la Germania sarà mai disponibile a fare eurobond, trasferimenti interni, bilancio federale comune, eccetera eccetera? Non ha detto, la risposta non è stata: no, queste cose non servono. No, la risposta è proprio, non ha negato, cioè quindi le cose che servono sono quelle. Servono significa che sono necessarie, se non ci sono quelle c'è la morta ancora. Magari dura 20 anni, ma è una morta ancora, con tutte le conseguenze sociali e politiche che ne derivano. No, la risposta è stata: certo, io sono convinto che la Germania un giorno accetterà, è pronta, basta che facciate i compiti a casa, col vostro debito pubblico e via via, con i vostri dipendenti, tutta la serie di luoghi comuni infondati, peraltro. Piccolo particolare, fare i compiti, nel frattempo facendo i compiti a casa si muore, cioè sei morto. Quindi forse sta cosa, uno dei temi decisivi, sarebbe bene cominciare a approfondire, a mettersela nella testa fino in fondo. Ma torniamo, e questo è il risultato finale, cioè che cosa è diventata l'Europa? Un campo di spoliticizzazione, diciamo uno spazio di spoliticizzazione neo-ordoliberale. Esattamente secondo il modello della Germania, che vuole la neutralizzazione del conflitto distributivo all'interno. Io dico: ma allora gli va bene il modello, se la facessero. Poi ci sono degli scricchiolini, mi pare che la Merkel sia in crisi di consenso, mi pare che all'est ci abbiano dei problemini, l'ultimo trimestre produzione industriale tedesca sotto zero, se continua così li vedo nervosi parecchio poi, e quelli si nervosiscono, ma soprattutto quando ci sono in gioco queste cose qua, parecchio. Quindi dei problemini cominceranno pure, però insomma hanno conquistato un tale vantaggio competitivo in questi 20 anni che francamente possono esistere senza problemi. Quindi, ma comunque in ogni caso è giusto che i tedeschi pensino che loro decidono del loro destino. L'importante è che non pretendano di decidere per il destino degli altri. Questo è il punto di fondo. Il Tribunale Costituzionale Federale tedesco giustamente pone ogni volta la domanda: sì, ma questa cosa che state decidendo, a cui state aderendo in Europa, rientra nei principi della nostra Costituzione, soprattutto risponde al principio fondante della sovranità democratica del popolo tedesco? È una domanda giusta. Siamo noi che non ci poniamo questa domanda. La Corte Costituzionale, l'ultimo, si è un po' svegliata, ha tirato fuori la teoria dei controlimiti, giustamente che è fondata, però diciamo un po' tardino. Quella portoghese si era svegliata un pochino prima, dicendo che le ricette imposte da Francoforte, dalla BCE, erano
assolutamente incompatibili con la Costituzione portoghese e con la centralità dei diritti sociali, però insomma, diciamo, ci siamo svegliati un po' tardino, ecco. Quando, vi ricordate la sentenza sulle pensioni, poi l'argomento si presta, no, a tutte le, anche la retorica, la povera Sciarra, Silvana, un'amica, è stata massacrata per aver fatto una sentenza che applicava la Costituzione, massacrata, si è arrivata a pensare, i renziani avevano proposto al Parlamento, credo, una, o comunque hanno ragionato, di un provvedimento che potesse in qualche modo vincolare le sentenze della Corte Costituzionale all'equilibrio di bilancio, alle esigenze di bilancio, ergo la Costituzione è sottomessa alle presunte esigenze o reali finanziarie, che poi significa c'è, cioè, l'unico modello, quello dell'economia mainstream, tutti gli altri sono impraticabili, sono appunto nefasti, sono tabù, oramai c'è l'idea del tabù, esiste un unico modello, il resto è tabù. Anche la Costituzione va sospesa quando c'è in gioco questo tabù. Quando c'è in gioco cosa? Impedire, tutelare il tabù, impedire che qualsiasi idea alternativa, che poi peraltro è stata praticata ampiamente in passato, possa farsi entrare. Ma vi rendete conto della forma di fideismo? Oltre al fatto che appunto consuma dall'interno della democrazia costituzionale la svuota, ma è una forma di fideismo. Altro presupposto, ma è implicito in quello che sto dicendo, del fatto che della sostanza della sociale della democrazia costituzionale era che l'economia fosse controllata dalla politica, che l'economia fosse in qualche modo incapsulata nello Stato. Io già sento ora le vocine che dicono ma con la globalizzazione, anzi no, la globalizzazione, 3B, come se fosse un evento naturale la globalizzazione, ma se uno studia vede la cosa ovvia, tanto tutti i fatti storici sono fatti umani, costruiti, sono frutto di lotte, di spostamenti, di rapporti di forza, non c'è niente di naturale. Ma poi ribadisco, mi limito a parecchio, mi limito a citare Finanza e Capitalismo di Gallino, in cui lui racconta, fa vedere i passaggi fatti in gran parte di decisioni politiche che hanno poi prodotto effetti normativi che hanno aperto la strada alla globalizzazione. Poi globalizzazione con un segno preciso, neoliberista, dei mercati, della finanza. Bretton Woods, che non era, era un compromesso riformista, non era la rivoluzione bolscevica appunto, comunque prevedeva, non prevedeva la libertà assoluta di movimento di capitali. Cioè il diritto assoluto, noi oggi ci fondiamo su, il diritto assoluto di movimento di capitali e il diritto assoluto del creditore, anche del grande creditore, a veder rimborsato fino in fondo il proprio credito, anche se nel frattempo con tassi praticamente da usuraio ha già riavuto indietro tutto quello che ha prestato e anche molto di più. Guardate che la risposta, quello che hanno fatto la Grecia, è l'idea di colpirne una per educarne 100, è il principio voluto dalla Merkel, il diritto del creditore, stiamo parlando, ribadisco, dei grandi, di grandi società finanziarie, di grandi banche, è indiscutibile, cioè non si può fare manco un piccolo compromesso, ovvero di razionare il debito oppure di contrastarlo un po'. Per me esiste l'area, no? Come dicono i giuristi, cioè se io presto i soldi a qualcuno che mi dà un interesse del 20%, un dubbio sul fatto che forse tutto questo interesse c'è perché è un po' a rischio, mi dovrebbe venire, però siccome il 20% mi fa gola, io ci metto i soldi. Tanto poi ci sarà il pubblico, che siccome le grandi banche non possono fallire, che farà l'operazione di fare cosa? Di un'immane pubblicizzazione del debito privato e della crisi del privato. Ovvero si sposta il fallimento, il costo del fallimento del risanamento delle banche, almeno del risanamento, del salvataggio delle banche, si accolla a quello che è accaduto. Guardate che in Germania, fra Germania e Francia hanno messo 450 miliardi di euro per salvare le banche, fra l'altro quelle tedesche devono unificare la Deutsche Bank con quell'altra, perché fondamentalmente sono pieni di prodotti spazzatura, quelli smerciati soprattutto dalle società finanziarie americane dopo la decisione, dopo l'abolizione dello Stiglitz, no? Quello della,
fatta da Clinton, cioè quella norma anche lì di buonsenso, che divideva tra banche di speculazione, di investimento, d'affari e banche di raccolta del risparmio. In questo modo il risparmio di chiunque, la povera gente, poi è utilizzabile per fare investimenti rischiosi, per fare speculazione rischiosa. Piccolo particolare, in più nel frattempo hai deregolato a tal punto che puoi creare qualsiasi prodotto finanziario in un meccanismo parallelo, quello che appunto si chiama la finanza ombra, cioè fuori dai bilanci delle banche. E sta fatto sì che siamo seduti su una montagna di letame, diciamocelo, perché questo è piccolo particolare. Quando quei prodotti finanziari della finanza ombra, extra bilanci bancari delle banche, anche questo non era possibile prima, è stato reso possibile con decisioni, con norme, che sono state introdotte oppure sono state abolite, cambiate quelle precedenti. Quando sono delle passività, cioè sono delle sofferenze, come è successo con la crisi dei mutui subprime, no? Rientrano nel bilancio delle banche, che sono esterne come, diciamo, contabilità, è denaro creato all'esterno, che poi è il fiat money, cioè è denaro creato con dei click. Però poi dopo qualcosa deve corrispondere di reale, nel momento in cui non corrisponde più niente, ritorna dentro il bilancio delle banche e quelle crollano e hanno bisogno di un sostegno. È il meccanismo delle bolle, l'ha spiegato benissimo Wolfgang Streck in un libro che vi consiglio, se non avete letto, molto importante, pubblicato da Veltrinelli, che si intitola Tempo guadagnato, la crisi inviata del capitalismo democratico. Il titolo tedesco in realtà è Gekaufte Zeit, tempo comprato, comprare tempo, che è più preciso. Peccato, piccolo particolare, comprare tempo è come uno dare un metadone ai drogati, cioè non è che risolvi il problema fino in fondo, sì, rinvii la crisi, è la stessa logica. Che ha fatto Draghi? Dal metadone, ha dato un sacco di metadone. Risolve il problema? No, comprare tempo non risolve la questione di fondo, soprattutto è oneroso. La tesi appunto di Streck qual è? È che a partire dalla rottura dell'equilibrio di Bretton Woods e poi dalla svolta neoliberista, dalla nuova egemonia liberista, il capitalismo sia andato avanti anche, come dire, con una capacità creativa e distruttrice e creatrice, come tipico, attraverso bolle, creando delle bolle finanziaria, immobiliare, tecnologica, e ora chi dice persino ci potrebbe essere la bolla dei finanziamenti, dei prestiti agli studenti universitari, perché lì pare ci sia, agli studenti universitari, perché anche lì, diciamo, siccome il motivo qual è, le università americane costano tanto, i prestiti sono onerosi, i mestieri sono mediamente pagati, le professioni pagate meno, cioè la compressione salariale fa sì che poi non ci sia tanta facilità di restituire il debito. Cioè c'è un problema di fondo, Arby che citavo prima. Per gli Stati Uniti, per uscire, per riconquistare un'egemonia, hanno a un certo punto detto vabbè, basta con l'equilibrio di Bretton Woods, prevedere delle regole al movimento dei capitali, eccetera, togliamoci questo ostacolo. Questo ha creato le premesse per ristabilire una normalità capitalistica, che con Thatcher e Reagan è diventata proprio un sistema. Anche l'ideologia, una visione del mondo, no? Vi ricordate la Thatcher che dice non c'è appunto there is no alternative, è lo stesso discorso del pilota automatico, non c'è alternativa e soprattutto non, la società non esiste, esistono solo gli individui, non dobbiamo preoccuparci della società, delle questioni sociali, della tenuta, del vincolo, della solidarietà collettiva, non esiste questo. La posta in gioco sono le anime, della famosa frase della Thatcher, guardate, ma ribadita anche da uno dei ministri suoi, ma diciamo in fondo i minatori, l'obiettivo, il nostro obiettivo era un obiettivo ideologico, distruggere il sindacato, l'idea stessa di un'organizzazione collettiva che difende certi diritti, che fa sentire non soli, l'obiettivo vero era quello, tutta la vicenda dei minatori, eccetera. Quindi c'è una dimensione, se volete, quasi, diciamo, ideologica, quasi spirituale, cioè diventa una visione del mondo. Si realizza, piccolo particolare però, tutto questo modello funziona su cosa? Sulla riduzione delle tasse ai ricchi, su tagli al welfare e in generale
le spese pubbliche, tranne soprattutto negli Stati Uniti quelle militari, e sulla compressione salariale, perché tutte le statistiche lo dimostrano, negli ultimi 30 anni c'è stata una caduta pazzesca dei salari, tant'è che media, tant'è che diciamo il rapporto, la forbice di disuguaglianza è aumentata enormemente, no? Il motivo è quello, qual è il motivo? Questo crea un nuovo ostacolo, dice David Hume, al capitalismo. Appunto, crea bolle, ma poi a un certo punto i problemi ti vengono fuori. Perché? Perché il capitalismo promette benessere, promette, sarai l'imprenditore. Berlusconi è stata una caricatura di tutto questo, se volete, cioè ce la farai, realizzerai te stesso, sarai l'imprenditore di te stesso, sarai, no? Sarai, diventerai come me, miliardario. E comunque, è una promessa di benessere materiale, lo possiamo metterla in discussione da questa divisione del mondo, no? Magari in nome di altri valori, dell'ecologia, tutto quello che volete, però una cosa è incerta, il capitalismo non ti dice soffrirai, poi magari fa soffrire per estrarre, però ti dice starai sempre meglio, consumerai di più, avrai di più, e invece da 30 anni prima ha cercato di nasconderlo con le bolle, una quella del credito, vi ricordate quando arrivavano a casa le carte di credito, anche in Italia pure c'è stato, in America è stato un fenomeno enorme, in cui ti dicevano c'hai i soldi pronti, spendi, perché era per alimentare il consumo, quindi è un'economia a debito, diciamo, ma a debito privato soprattutto, cioè tu rovesci il meccanismo, il paradigma keynesiano che si fonda su salari, alti salari, welfare, diritti e molta domanda interna, e quindi un'economia che gira su questo, poi c'ha anche dei suoi problemi, ma comunque funziona, come dire, col rilancio, no? Funziona con l'idea che non devi togliere ma devi dare, e quindi è un'economia che si fonda, è un modello economico che si fonda sullo stimolo alla domanda interna, fondamentalmente, con un altro paradigma in cui l'idea è no, devi competere, bisogna affamare la bestia, siete tutti dei debosciati, che se non ci avete la frusta e non siete spinti a tirar fuori il meglio di voi non potete competere, l'ideologia è stata competendo diventerete fichissimi, in realtà a un certo punto non si poteva più dire, perché che imprenditore è te stesso? Allora, schulda, debito, colpa, sei in debito perciò sei colpevole, meccanismo tedesco diciamo così, però piccolo problema, la gente gli dice devi vivere in una società capitalistica con tutto quello che implica, e in più non puoi manco godere, puoi manco consumare, lavorerai essendo povero, il capitalismo un problemino ce l'ha a quel punto. Ma direi che poi non è solo il capitalismo, ce l'ha pure la democrazia, perché se è difficile fondare un sistema politico pluralista in cui non c'è il potere di uno solo che ha a disposizione tutta la forza pubblica o di una ristretta oligarchia di mandarini, sul fatto che la gente o non lavora o se lavora è povera. La democrazia si fonda sul ceto medio, guardate, dico una cosa che può apparire non esaltante, ma è la verità, sulla media, si fonda su cosa? Sul fatto che c'è una larga cittadinanza che conosce un relativo benessere, che poi si è tradotto tutto questo, non schifiamo tanto, nella garanzia dei diritti sociali. Cioè nel fatto, per esempio, in questo paese, guardando la storia dell'inizio in al sud, ma insomma però pare anche qua, perché non è che le condizioni del mondo del lavoro degli operai negli anni 50 fossero proprio allegre, no? Siamo in un posto dove si sono fatte delle lotte per questo. Cioè questa idea che la democrazia deve promuovere attraverso i diritti, attraverso la piena occupazione, attraverso salari migliori, un certo benessere, ha fatto sì che gli invisibili della storia tirassero fuori la testa e potessero per la prima volta curarsi, per la prima volta mandare i figli a scuola, che si attivasse un ascensore sociale, no? Dice ora è disattivato l'ascensore sociale, grazie! Oppure, come? 10 persone al mondo controllano la ricchezza di tutti? Certo, perché è una logica polarizzante, ovvero tu il capitalismo per recuperare, per estrarre, tornare ad estrarre più valore, questo è il nodo vero. L'offensiva ideologica neoliberista è stata scatenata sfruttando tanti fattori, compreso la crisi del keynesismo, diciamo,
ma è stata scatenata in nome di un revanchismo del profitto, quindi del capitale, sul salario, perché per la prima volta nella storia i margini del profitto si erano veramente ridotti. E questo lo dimostrano tutte le serie storiche, tutte le statistiche, tutti i dati. Del resto, persino negli Stati Uniti la tassazione era al 70%, arrivava. Cioè, oggi noi pensiamo, ci sembra una cosa folle, ma negli anni 70, 60, 70, la tassazione sui grandi patrimoni era altissima, anche persino negli Stati Uniti. Ora, la svolta reaganiana è stata talmente forte, no? L'idea del trickle down, cioè tagliare le tasse ai ricchi così staranno a qualche gocciolina arriverà anche agli altri, falsa, dimostratasi falsa. Ci sono varie pubblicazioni, per esempio, non sarà in realtà comunque oramai. Però l'idea era questa, no? Quindi è il rovesciamento radicale della progressività della tassazione, lì allora era una progressività forse persino esagerata, anche estrema. Rovesciamento totale, ma c'è stato, solo che è stata tale la svolta materiale e culturale e egemonica, diciamo così, che ce ne siamo persino dimenticati in qualche modo. Comunque, il risultato finale, che è di questo revanchismo del capitale e del profitto sul salario, è che poi alla fin fine i salari sono stati inferiorizzati drammaticamente e che la forma delle disuguaglianze, la polarizzazione è arrivata a dei livelli inusitati, cioè siamo tornati all'Ottocento. Cioè, più che un fuoriuscire dal Novecento, anche politico, per andare avanti, a me mi sembra che c'è il ritorno all'Ottocento. Cioè, una società gerarchica, una sorta di antico regime globale, anzi, per certi aspetti, da tanti punti di vista, certamente nelle nostre società, poi in realtà pure nel mondo. Voglio dire anche questo: uno degli argomenti a favore della globalizzazione neoliberista è, vabbè, però non è che sì, nelle nostre società il ceto medio è inferiorizzato, la gente o non lavora o ha lavoro povero, c'è la società dei due terzi, no? Inclusi, non c'è più, si è rovesciata nel un terzo, un quarto forse, che so poi quelli che votano PD, è ambiente più o meno, diciamo, c'è di meglio inflessibile. E quindi c'è un problema per la democrazia, perché poi se la gente si sente esclusa ed è la maggioranza, a naso si arrabbia e non vota più quelli di prima. Magari vota male, vota sbagliato, però c'è un problema di crisi di rappresentanza, di crisi d'autorità, quindi veniamo alla crisi della democrazia. Però nel mondo, le disuguaglianze si sono diminuite e si è creato un ceto medio, che poi sta parlando qualche, se va bene, su 7 miliardi, 6, 7, qualche forse in tutto, qualche centinaio di milioni fra Cina e India. Allargandosi di ceto medio, per carità. Crouch, questo è il discorso di Crouch, Colin Crouch, Identità perdute, lo trovate, è un libro interessante, ma l'ho chiamato a discutere appunto l'occasione in cui c'è stata le scenette che ho raccontato con quei signori. Io sicuramente stavo chiamato in quanto critico. E ora, Crouch era pensato per bene tutto quanto, però voglio dire, è un globalista sfegatato, cioè uno che crede che sarebbe disdicevole moralmente mettere un po' qualche limite alla globalizzazione economica. Allora bisogna dire, questo significa però avere il coraggio di dire che i costi democratici che questo comporta per noi non sono rilevanti, che i costi sociali nelle nostre società che questo comporta, chi se ne frega, e poi non lamentiamoci se succede qualcosa, non lamentiamoci. Ma io aggiungo un'altra cosa, molto più profonda, che questa è retorica. Cioè, intanto quest'idea che appunto che per qualche decina di milioni di forze di qualcuno è diventato mezzo ceto medio, dobbiamo aderire acriticamente a una visione globalista, che poi chi ha favorito, ha prodotto, diciamo, vive questi avanzamenti economici, la Cina in primis, non accetta. La Cina è un luogo, è un paese serio, non è per me un modello di convivenza, diciamo, però è un paese in cui c'è un'economia mista, in cui il potere del partito e dello Stato conta e parecchio. Certamente non c'è un'adesione ingenua e acritica alla globalizzazione neoliberista, c'è un uso della globalizzazione per l'interesse nazionale loro, chiaro? Sarebbe bene scolpirselo la testa.
Quindi bisognerebbe porsi il problema anche di dire va bene, e peraltro stanno anche facendo grandi cose, pare, persino ponendosi problemi di tipo ambientale, però forse se a suo tempo si fosse posta qualche questione dal punto di vista della condizione del lavoro e delle condizioni ambientali, nel senso che tu entri nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, Banca Mondiale, tutto quanto, benissimo, ma vogliamo stabilire degli standard che valgano per tutti? Noi per primi, per carità. Forse è meglio. Non è stato fatto. Si diceva perché tanto erano così poveri, speravano, così stavano meglio. No, no, no. Io non ci credo alla buona fede del capitale, no. Io penso che il motivo fosse molto semplice. Così c'era un immane esercito proletario di riserva globale, pronto a lavorare per niente. Questo era. Cioè c'era l'idea che ci si liberava definitivamente della politico, nella sua autonomia, del vincolo politico, del fatto che esistono delle decisioni politiche che possono incidere e che sono strutturate in stati fondamentalmente, che esistono delle appartenenze comunitarie nazionali, esistono degli interessi nazionali e in qualche modo, che era il sogno di Hayek, anche per l'Europa, esiste solo invece. Cioè c'è una bassa intensità dello stato della politica, minima, minimale, e quello che conta solo è l'allocazione ottimale e equilibrata delle risorse, è un mito ovviamente, attraverso il mercato. Aggiungo ultima cosa su questo punto. E l'Africa? L'Africa? No, perché in questo raccontino ideologico sulla globalizzazione manca l'Africa, che è oggetto di un'estrazione inusitata di ricchezza, ma anche proprio di distruzione di forme di vita, che spiega poi in parte, grande parte, tutti i problemi, compreso appunto i flussi migratori, la gente che deve scappare, eccetera. L'Africa non è proprio banale, no? Stiamo parlando di 1,5 miliardi di persone in un intero continente. Sarebbe una smentituccia all'idea che la globalizzazione è tanto progressiva, perché seppur a costo di far di qualche prezzo, di qualche sconfitto, che però è attardato, no? Sono i retrivi attardati, ancora nostalgici di, appunto, delle politiche keynesiane, seppur con qualche prezzo e qualche costo realizza il progresso assoluto nella storia e alla fine un'umanità unificata e liberata dal male. Io a queste idiozie non ho mai creduto, per me è sempre tutto una lotta per l'emancipazione, non c'è un esito definitivo e garantito, ma soprattutto bisogna descrivere realisticamente quello che ci abbiamo davanti. Ovvero il fatto che l'Africa non solo è abbandonata, non è, fosse abbandonata a se stessa, meglio, è oggetto di un'estrazione sistematica di natura neocoloniale e neoimperiale, da parte dell'Occidente ovviamente, ma pure, diciamo, perlomeno è oggetto di un interesse da parte della Cina, la quale si sta comprando per i prezzi dell'Africa stessa. Può darsi pure che abbia ragione chi dice, ma alla fine loro si comporteranno un po' meglio. Resta che, come dire, la logica è quella di appropriarsi, perché in vista anche proprio di uno sfruttamento intensivo dal punto di vista alimentare, perché i cinesi ragionano sul lungo termine. Quindi, piccolo problema, il neoliberismo, la globalizzazione neoliberista non funziona con l'Africa, anzi produce disastri che poi sono, produce tragedie fondamentalmente. A questo non c'è risposta, cioè non ne parlano. Forse danno per scontato che, così come nel 500, nel 600 il modello espansivo del capitalismo fosse la conquista del nuovo mondo con tanto di etnocidio degli indios e schiavitù, adesso sia in qualche modo forma di nuova schiavitù. Non so, probabilmente si dà per scontato questo. Allora, tutto questo per dire cosa? Che non è che io non è che c'ho la ricetta. E vedo bene che è difficile tenere insieme un mondo interconnesso, però forse se invece di inseguire la narrazione per cui, siccome ci sono le interazioni globali, la tecnologia eccetera, è inevitabile che ci sia anche la globalizzazione dei mercati e di tutto il resto, e poi ci sarà anche una qualche forma di democrazia globale post-nazionale che è totalmente irrealistica, ecco, invece di seguire questa strada che è una fuga nell'astratto, forse se recuperiamo l'idea che c'è prima di tutto bisogno di un'autonomia della politica,
di uno spazio politico concreto. Descriviamo quello che sta accadendo invece di inseguire delle fantasie che peraltro si rivelerebbero perniciose, secondo me, e cioè che è nato un processo di deglobalizzazione, attualmente egemonizzato dalle destre, ma comunque in atto. Il che non significa che ognuno si deve rinchiudere nella propria ridotta e mandare i carri armati al Brennero, ecco, da rifarire. Non è questo, ma significa sapere che uno, dietro la retorica globalista, gli stati ci sono, soprattutto ci sono i superstati, o insomma quelli che pesano molto. Pensate a quelli che hanno l'arma atomica, quelli che hanno grandi risorse strategiche, no? Naturali. Che gli stati europei più importanti ragionano con una stella polare, la Germania in primis, l'interesse nazionale. Non c'è dubbio alcuno. Quindi è inutile che ci raccontiamo, allora può piacere o no, ma è così, è un fatto realistico. E non è con le prediche, con l'esigenzialismo, con la fuga nell'astratto, con la retorica, che questa cosa viene superata. Peraltro forse è insuperabile, nel senso che i gruppi umani si organizzano in comunità politiche concrete. Gli stati democratici molto meglio, francamente, delle tribù, no? Perché? Perché lo Stato è stato democratizzato. Nello Stato è stata possibile una lotta per renderlo più, per rendere i diritti più universali lì dentro e più per incarnarli anche per quelli che erano esclusi. Cioè lo Stato è democratizzabile, si può lottare per democratizzarlo, adesso si tratta di lottare per ridemocratizzarlo, perché la verità è che gli attuali stati sono stati neoliberali. Uno, non è vero che siamo nell'epoca post-statuale di crisi dello Stato, fine dello Stato. Lo Stato è mutato, ha subito trasformazioni, metamorfosi, ma c'è e oggi lavora spesso in funzione del neoliberismo, cioè è stato appropriato dalla logica del capitalismo finanziario, del finanzacapitalismo. Si può lottare per riprendersi. Il populismo, da questo di cui avevo voluto parlare, ma ne parlerò poco, credo che meglio dire. Il populismo, guardate, è una conseguenza di questa situazione. Cioè nel populismo c'è una domanda, ci sono delle domande, nasce da domande. Chantal Mouffe ha scritto questo libretto, Un populismo di sinistra, lo spiega. Io sono abbastanza d'accordo con l'analisi. Cioè dietro ci sono delle domande democratiche e sociali, ovvero avere voce, un senso di espropriazione della sovranità popolare, che è reale, è fondato, ovvero se c'è il pilota automatico, se c'è l'algoritmo, è chiaro che noi non abbiamo voce alcuna. Ed è anche una domanda sociale, perché nasce da un senso profondo di esclusione e di gerarchia, di ingiustizia, diciamo, comunque di gerarchizzazione, di esclusione. Cioè la società, quella relativa uguaglianza che rende possibile il sentirsi parte di una cittadinanza democratica, è venuta meno, cioè è stata la forbice, ha prevalso la forbice della disuguaglianza rispetto a una relativa uguaglianza. Cioè quindi c'è una questione sociale. Dietro ai populismi c'è anche e soprattutto, per me c'è anche dietro la Brexit, pensate, infatti Corbyn l'ha capito e la cavalla anche questo. C'è fondamentalmente una questione sociale, nel caso della Brexit, la chiusura del ciclo thatcheriano-bleriano, vero erede allievo, la Thatcher ha detto lei, e lei ha detto, oh quanto è bravo questo ragazzo, il mio più grande successo è lui. È la verità, in effetti, perché progressismo neoliberale, no? Presunto, pseudo, progressismo fatto anche di bugie, con cui è stata fatta una guerra odiosa. Ricordiamoci tutto, sempre. Da queste domande, le quali domande sono fondate appunto, ma possono anche poi trovare delle risposte molto diverse fra di loro, eh? Cioè sono domande democratiche, ma la risposta o l'esito può essere di vario segno, nel senso che può essere anche quello di un populismo di destra, un populismo reazionario. Anzi, ad oggi parrebbe più la destra, le destre reazionarie, se vogliamo usare questo termine, poi le cose stanno in maniera più complicata forse, se vogliamo fare di dettaglio, ma comunque che sembrano attrezzate per egemonizzare
per sussumere tutte queste domande e creare una catena di tendenze, come dice la Rao, no? Una catena di equivalenze. Però non è una stima, perché appunto in varie realtà, penso a Sanders, penso a Corbyn, penso appunto a Mélenchon, con tutti i problemi che hanno a Podemos, il tentativo di prendere sul serio le domande nel loro contenuto, partecipazione, avere voce e più giustizia sociale. Non può essere che comanda solo, che comanda il finanzacapitalismo. Anzi, in teoria la presenza dei contenuti sarebbero proprio domande di sinistra. Però non è scontato che l'esito sia a sinistra. Anche perché il populismo c'ha. Allora, io vi dico una cosa. Il populismo è una strada. Oggi il terreno è quello populista. Proprio perché abbiamo distrutto le basi stesse strutturali su cui si erano edificate gli stati, le democrazie costituzionali, gli stati democratici sociali del secondo dopoguerra. Adesso, come dire, siamo in una terra di nessuno. Non riproporre pari pari le cose del passato non funziona. Il linguaggio, proprio il terreno di gioco è quello populista. Anche perché dentro il populismo c'è una richiesta di maggiore democrazia. Magari ingenua, però è una richiesta democratica, cioè il populismo nasce sul terreno di una rivendicazione democratica. Vi ricordo che il populismo in America è pensato così nell'Ottocento, a partire dall'Ottocento. Quindi non è vero che il populismo è sempre nella sua storia qualcosa di retrivo, spesso è servito alla destra, soprattutto in Europa, ma se andiamo a vedere la sua storia è una storia più complicata, compreso in Sud America. Quindi sta sul terreno, nasce su, diciamo, sul terreno di rivendicazioni democratiche, però è anche, secondo me, sta anche sul terreno neoliberale. In che senso? È frutto della situazione creata dal neoliberismo, anche dal punto di vista delle mentalità, delle soggettività. Cioè il populismo ha successo anche in virtù del fatto che tutti siamo stati condizionati dagli ultimi 30 anni, da un discorso che è quello neoliberale. E abbiamo finito anche un po' per assumerlo. Cosa vuol dire? Tutti siamo diventati più individualisti, tutti siamo meno disposti a delegare, tutti crediamo meno nella mediazione. C'è una sorta di valore positivo della disintermediazione, e così via. Allora, io ho scritto un articolo su questo, è una risposta. Non è il problema della democrazia, è il segno che la democrazia ha avuto. È un effetto. Nasce sul terreno di rivendicazione democratica e sociale, è però anche condizionato dalla diffusa mentalità neoliberale, individualistica. Non so. Sicuramente è una, diciamo così, è tatticamente, se è il terreno di gioco, lì bisogna giocare. E quindi dal punto di vista della congiunturale, della strategia congiunturale, come anche la Muff dice, autrice di questo libretto per un populismo di sinistra pubblicato alla Terza, è proprio un manifesto. Dal punto di vista appunto della congiuntura, della strategia qui e ora, probabilmente è la via giusta. Ci vorrebbe anche in Italia una forza populista di sinistra, io di questo sono profondamente convinto. L'obiettivo però quale deve essere? Cioè, il populismo di sinistra ce la fa poi da solo in quanto populismo a creare una politica egemonica? Ecco, io su questo ho dei dubbi. Cioè, io penso che il populismo di sinistra è una strategia inevitabile, o una tattica se volete, oggi nel contesto in cui siamo, ma per ricreare le condizioni di una politica egemonica nel senso gramsciano, che vuol dire? Che ha un radicamento, che dà una risposta che fa uscire dall'interregno. Gramsci parlava di interregno, cioè già quando un grande assetto egemonico entra in crisi, crolla, le persone, i ceti popolari non credono più nelle istituzioni, nelle figure d'autorità,
ed è a quel punto è inevitabile stare lì a difendere. Si crea una crisi d'autorità e anche un periodo che lui chiama di interregno, in cui può anche succedere di tutto, quindi è anche, diciamo, pericoloso. Però mettersi a gridare oddio, c'è il pericolo, chiudiamoci nel bunker insieme a quelli che hanno creato il pericolo, è da fessi. Quindi, per essere chiari, il fronte antisovranista, antipopulista, da Calenda, non so chi, è la destra economica, uno, due, è il nemico per quello che mi riguarda, cioè è la causa del problema. Bisogna essere netti su questo, chiari. Io non posso assumere come cura la causa, la malattia, la causa della malattia. Dopodiché, come si esce dall'interregno? Si può uscire o con una rivoluzione passiva, dice Gramsci, il fascismo, che, attenzione, lui riprende cuoco la lettura della, come si è uscita dalla rivoluzione napoletana del 99, male, del 1799, tentativo di grande rivoluzione giacobina, finita male, utilizzando poi anche le masse popolari in chiave reazionaria. Vuol dire che c'era un problema, che tu non avevi una risposta adeguata, vuol dire soprattutto che in quel da bisogno di cambiamento, che magari viene egemonizzato da forze reazionarie, c'è qualcosa di fondato. La grandezza di Gramsci, ma anche Togliatti sulla sua scia, bisogna dire la verità, nelle lezioni sul fascismo, è quella di dire occhio, il fascismo ha vinto e ci ha sconfitto perché ha assunto alcuni elementi di novità della nuova sfida, della nuova epoca, diciamo, persino alcune domande sociali, e l'ha messa in forma e gli ha dato una risposta, lui non a caso usa passiva, cioè retriva, regressiva, che non mette veramente in discussione l'assetto dei poteri del capitalismo, diciamo così, comunque dei poteri esistenti. E questo c'è chi sostiene, c'è uno studioso bravo, giovane, insomma lavora anche un po' come Alfredo Ferrara, che prova a applicare la categoria di rivoluzione passiva anche al neoliberismo. Cioè dice, non è che il neoliberismo è stata una rivoluzione passiva come il fascismo è stato a suo tempo una rivoluzione passiva, forse è vero. Si può applicare la categoria di Gramsci? Può essere. Oggi però, probabilmente, siamo di fronte a un nuovo interregno, perché il neoliberismo è entrato in crisi, ma una soluzione nuova ancora non è pronta. E la grande domanda è, e il populismo è dient'altro che il segno di questa crisi e di questa ricerca di una soluzione nuova, di come uscire. Il punto è come se ne esce. Io ho il sospetto che l'uscita, che il populismo è appunto è il terreno su cui dobbiamo giocare, ma tutto si decide su qual è la proposta che abbiamo in mente, su qual è l'obiettivo, perché se ne può uscire, è più probabile anche che se ne esca con una nuova rivoluzione, che magari ripoliticizzi, rinazionalizzi, riporti sul terreno anche concreto, diciamo così, realistico, ne costituisca persino una certa autonomia della politica, però in una chiave escludente, basata magari sul capro espiatorio, sulla demonizzazione di varie figure dell'alterità e così via. E non mettendo in discussione, fino in fondo, e seriamente, i problemi di tipo economico-sociale. Occhio, perché a un certo punto gli interessi del capitale potrebbero pure fare un bel compromesso con questa nuova assetto. Per ora sembrano, almeno le correnti appunto neoliberali progressiste, in contrasto. Ma a un certo punto la destra economica farà un bel compromesso col populismo reazionario, che è peraltro quello che successe col fascismo. Non è. Ergo, perché sia vada nell'altro verso, bisogna avere la forza, lo diceva un po' Diego prima, ho sentito la parte finale, di riconoscere la novità della sfida e del terreno su cui dobbiamo muoverci, di smontare tutta una serie di luoghi comuni che hanno alimentato la cultura della sinistra negli ultimi decenni, tanto riformista, per carità quella è venduta, ma anche quella radicale, e prospettare una soluzione diversa, avanzata, che però non può essere il volevo se bene globale. Non può essere, perché allora non è con la deriva moraleggiante che si deve essere cosa? Deve essere
una proposta emancipativa ma fondata su elementi di realtà, di realismo politico, di materialità degli interessi, perché anche il livello, separare il livello materiale, l'interesse materiale e il livello simbolico è stato un errore esistente. I due devono stare insieme, vanno connessi. Materialità dell'interesse significa che tu devi ripartire, non puoi fare delle prediche morali, non puoi prospettare, cioè, ve lo voglio dire in maniera proprio chiara. Secondo voi perché c'è una difficoltà, una così grande difficoltà in Italia a ricostituire un campo di sinistra? Perché? Io penso che sia uno, perché lo spazio è stato occupato dalle 5 Stelle e quelli che votavano lì a sinistra e che a un certo punto si sono incazzati, giustamente, giustamente, hanno cercato altre vie. I 5 Stelle innanzitutto, soprattutto al centro-sud, anche a qualcuno, quindi il salto è maggiore, diciamo. Però va preso sul serio se qualcuno finisce addirittura là. Non puoi, la cosa peggiore in politica è prendersela con gli elettori, prendersela con i tuoi, è una cosa aberrante. Quindi a me non me ne frega niente di fare il partito, di curare la nicchia dei ceti medi riflessivi o meglio ancora di più degli ambienti, non me ne importa niente. Cioè a me del partito dei patrizi, riverniciato moralisticamente, non me ne frega niente, anzi per me è proprio il nemico. Il problema è andare a recuperare, ed è difficile, i voti e anche soprattutto le soggettività, ma poi i voti arrivano, di quelle sono andate altrove, che sono la grande maggioranza. Però per farlo devi prendere sul serio le questioni che loro ti hanno posto e che tu evidentemente non solo non hai capito, ma hai fatto l'opposto. Cioè tu ne andavi da una parte e quelle andavano da un'altra. Non dico abbiano ragione su tutto, però evidentemente degli elementi di verità e di realtà che li hanno portati ad andare altrove, di verità significa fondati socialmente, certo. Se dall'altra parte vengono date risposte sbagliate, vanno corrette o modificate, magari incalzate, oppure sono solo parzialmente giuste, sono insufficienti, parlo soprattutto dei 5 Stelle, ma bisogna accettare il terreno, una cosa è accettare il terreno, incalzare, dimostrare che non fanno quello che hanno promesso o ci mettono dentro delle cose sbagliate. L'esempio della Serbia è un punto di caduta, secessione del nord è un punto di caduta, di contraddizione tremenda, perché lì c'è la spaccatura, perché alla fine la Liga è probabile, molti mi dicono che prevarrà l'anima Giorgetti e faranno un bel accordo con le forze della destra europea, mi sembra così. Della destra intendendosi del Partito Popolare Europeo, in compagnia. Fregandosene delle banche, di certe promesse, però questo alla fine li porterà a perdere dei voti, comunque a entrare in rotta di collisione con questa strana trasversalità su cui ora veleggiano. E poi soprattutto c'è la sfida alle 5 Stelle, quello è il corpo elettorale, quello è il mondo a cui guardare per cercare di recuperare e comunque per incalzare. Naturalmente, questo significa, è difficile perché? Perché uno può avere un'analisi giusta, io sono convinto delle cose, ma non è che insomma siamo in diversi, ma non ne deriva automaticamente che costruisci un soggetto politico. No, perché è difficile, ci vuole una. Se seguiamo un po' la teoria della Clau Muff ci vuole una leadership. Poi per me non è che basta, cioè non sto parlando di una. Come dire, della personalizzazione della politica in quanto tale, è chiaro che ci vuole un gruppo dirigente, ci vuole delle idee soprattutto, però nella dinamica attuale è inutile negarlo, tutto si incarna in una parola d'ordine che è anche una figura, ci può non piacere, ma è così realisticamente, dovunque accade, e questo non c'è in Italia per ora. Non c'è un'organizzazione, anche perché non ci sono i soldi, le risorse materiali per farla questa organizzazione, e tutto quello che esisteva a sinistra o è finito o si è sparso in mille rivoli inutili o è semplicemente dalla parte da combattere. E anche quello che c'è, che peraltro sta in una parte della parte da combattere, dico che c'è anche sul fronte sociale, per essere chiari, la CGL, che pensa la CGL, che fa? Io confidavo molto in Maurizio Landini, però non posso non essere deluso finora, non posso non vedere che
che evidentemente il peso dei referenti reali, delle mentalità consolidate, degli interessi persino, di quello che c'è, di quello che residua, è tale che non ti consente di organizzare una cosa credibile alternativa e continui ad andare sulla scia della deriva moraleggiante o dell'europeismo di maniera o dell'oddio Dio c'è Salvini, ma come se poi Salvini fosse il centro del mondo, ma che Salvini è un prodotto, non è Cesare. Cioè anche questa cosa, però questo è un problema grande, perché se non ci abbiamo niente su Bogotà, cioè non c'è poco, ci sono delle idee, ci sono delle analisi, non manca, ma c'è poco dal punto di vista, e c'è poco persino dal punto di vista della, del mondo nostro solito, ma siamo qui, voglio dire, non è che, nel senso che il senso comune diffuso delle persone che ancora a stento faticosamente votano o vorrebbero votare a sinistra, purtroppo spesso quelli che ancora lo fanno è pieno di favolate, la testa è piena di stupidaggini che hanno creato, contribuito a creare errori madornali, sono stati soggettivati a questo. Allora io poi dico, bene, questo non vuol dire che non puoi fare una lotta egemonica per cambiare la capoccia della gente, intanto dei tuoi, perché gli altri, occhio, vi racconto, chiudo su questo un episodio. Sono stato a Ponticelli a parlare di Costituzione, Ponticelli, vicino zona di Napoli, posto storico nell'Ottocento, lotte antifascista nel Novecento e prima però lotte sindacali, operaie anche. Adesso c'è la Casa del Popolo ancora, insomma, tipo questo. Certo, non so più i fasti di una volta. Chi va in giro, ex comunisti, viene fermato dalla gente che gli dice: perché ci costringete a votare 5 Stelle? Ma che fate? Le volete dare mossa? Quindi, questo vuol dire che non è vero che non c'è uno spazio potenziale, però questi sono tutti quelli che sono già andati altrove. Capito? Cioè non sono quelli che ancora col fularino votano una certa area, e sì, fondamentalmente è un pezzo di società che sta bene, non è stata toccata dagli effetti della globalizzazione. Se vogliamo guardarci in faccia e dircelo fino in fondo. Per cui è molto difficile, perché quelli con cui tu dovresti poter portarti dietro un pezzo di quelli che erano tuoi, che più o meno sono rimasti e che hanno la testa piena di cavolate, e quindi che devi cambiare queste cose, devono capire che non funziona, che gran parte del loro senso comune, della loro narrazione prevalente è sbagliata, o se, che si occupano di stupidaggini, che bisogna guardare ad altro, che bisogna smetterla di pensare che Saviano è il guru della sinistra, tanto se proprio vogliamo dirla fino in fondo, così proprio ci facciamo tutti gli amici fino in fondo, e poi a partire da questo lì far porsi il problema reale di andare a riconquistare il tuo, perché il Partito Comunista era grande. Io vengo da una città, una cittadina, io a Roma tanti anni, da Grosseto, quando sono nato io il Partito Comunista lì aveva più del 50% dei voti. Chiaro? Più! Mi sono reso conto di recente, sono tornato da poco, dopo tanti anni, che io ho vissuto nel socialismo reale, ma reale nel senso buono, cioè non nel socialismo reale, cioè nel senso che era appunto una società pluralista, una democrazia pluralista, poi ci vedevano pure, ma in realtà c'era quasi il socialismo, a partire dai consultori, dall'assistenza agli anziani, dalle prevenzioni sanitarie, cioè cose sono infatti al governo c'è un fascista ora, ex fascista, da tempo è finito quel mondo, quindi quel popolo lì che forse uno può dire non c'è più, ma io non credo che non c'è più, perché sono diventati brutti, cattivi, scemi, mostri, no, c'è stata di vita nelle trasformazioni sociali, ma è anche certamente ti devi adeguare a un linguaggio diverso, a un contesto diverso, al neoliberismo in noi, al fatto che siamo diventati liberisti tutti, però c'è anche il fatto che si vedeva da tanto tempo fa, francamente, che a un certo punto per un po' hanno continuato a votare, e a sinistra si è pensato tanto ci voteranno comunque qualsiasi cosa facciamo, persino se facciamo euro, che è una cosa che li distruggerà, che imporrà politiche economiche e sociali molto problematiche, e periceti che dovremmo rappresentare, un cinismo terrificante.
bisogna anche fare la storia sui motivi per cui è alla base di questo civismo, che c'è una visione disperata del paese, diciamo, a livello dei rapporti, altri che avrebbero lanciato lavorare per altri interessi. Anche liberare anche più carico, forse dalla parte del capitale, lo capisco, lo scrive sul chiaro e lo capisco. Che altri potevano essere dall'altra parte, invece siano stati seduti da quelle sirene, mi lascia più perplesso. Alla base c'è un'idea, che il paese fosse perduto, che bisogna mettersi a che bisogna mettersi nelle mani di qualche vincolo esterno. Questa è un'altra delle questioni, delle domande che abbiamo dato ai voci. Siamo in grado di prendere nel mano il nostro destino? Perché il popolo italiano, a suo modo, ci ha già detto che se è fatto per mettere il proprio destino nel mano di qualcun altro. Il vincolo esterno è un problema. Guardate, il vincolo esterno non funziona, produce più effetti che sono un problema. Noi pensiamo su questo? Cioè l'idea è che questi vengono sfruttati, sottopagati e poi estraiamo anche un pochino di plus, ma un qualche sindaco ci pagano anche le pezze. È un modello di paese aberrante, che non ha futuro. E che comunicazione dà il nostro genere? È umiliante e inaccettabile per i migranti. E inaccettabile e umiliante pure per i giovani italiani. Italiani autoctoni, come li volete chiamare? Tutti italiani o non italiani, non me ne frega niente. Cioè, come dire, non. Però anche questo tema, che è quello più scivoloso di tutto, va affrontato. Chiaramente ha detto ben chiaro che la regressione salviniana e linguistica innanzitutto è inaccettabile. Ma che poi dice ci sia un nodo vero da affrontarsi a sentire bene, diversamente da come è stato gestito e affrontato negli anni precedenti. Certamente comunque non si può dire perché è vergognoso, no, ma gli immigrati ci servono, ci serve poter pagare qualcuno 2 euro l'ora, questo è il senso, 2-3 euro l'ora, e prendere qualsiasi sindaco e poi mettere pure nel calderone dell'Ips, mi fa schifo cosa. Ed è quanto di più antiprogressivo, anche emancipativo, ci sia. E anche un assist gigantesco per il stesso signore tra l'altro. Il signore che quando dice ci vedremo 30 anni se si continua così si sarà di quella ragione lui o peggio quello che parla al posto suo ergo è dura, è durissima perché l'Italia non c'è, c'è un bisogno, ci sono delle idee secondo me ma non c'è lo strumento e in più deve lavorare appunto un po' con quello con i residui del vecchio mondo della sinistra che però c'ha mille problemi a cui però giustamente qualche amico mi ha detto ma togliate quando fece il partito nuovo fece fuori tutte le la classe dirigente precedente mise gente con una testa diversa e creò una nuova forza politica che è durata la appunto si deve fare la battaglia di amore vuol dire però il problema è dove? Perché Corbyn c'aveva tutta la politica però lì per un insieme di fattori è riuscito come dire quel partito evidentemente anche se si anche se non stava bene naturalmente Luigi ci fa il punto Corbi aveva una credibilità perché era uno che aveva votato sempre contro lei era uno che poteva dire ma io ho sempre sostenuto altro e quindi adesso che c'è bisogno di questa cosa là sono credibile a proporle in effetti l'Italia manca e manca anche un contenitore io francamente non credevo che il partito l'inglese fosse recuperabile però la dimostrazione anche sulla scia della
dello scossone per essere, diciamo così, che crea dei problemi, per carità, anche al corso stesso. Però insomma è stato anche un fattore, io l'ho detto subito, appena succede, di ripoliticizzazione della società. Cioè, era il segno che c'era un conflitto interno, un conflitto sociopolitico, diciamo così. Corbyn è d'accordo con il suo movimento, io c'ho un suo movimento, no, no, che ha scalato il partito per due volte. Ci cercate di buttarlo fuori l'estate, c'è pure il partito. E ora stanno facendo di tutti i colori, perché se cambia nel Regno Unito è un segno per tutto il resto del mondo, soprattutto dell'Europa. Paradossalmente è sempre per loro andati, è da sempre così. È un segno, è un cambio di paradigma. Infatti stanno facendo una guerra feroce. Sono tre mesi che stanno rompendo le spatole su un presunto antisemitismo, antisemita. Corbi è una bestialità, però qui è una battaglia feroce, perché c'è un punto: la destra economica è lucida, sa bene quali sono i punti di attacco, sa bene cosa è in gioco. A differenza della sinistra, spesso è la destra economica, pure è la pappa del potere, che cosa c'è? Però diciamo, l'esempio del problema non c'è un contingente a questi tipi, perché PD è un partito mai nato. Mal pensato, somma di quelle debolezze, quindi non può essere quello, per cui in effetti io non saprei dire dove. Cioè, spero che nasca qualcosa, spero soprattutto che emergano delle figure, una leadership nuova, giovane, ma giovane non per il giovanilismo, perché non compromessa, perché anche quelli alcuni che ci sono, che anche stimo, ma sono comunque sempre inchiodate al loro passato, anche giustamente. E quindi, come dire, ecco, siamo in una strana situazione in cui c'è un mio amico che dice: no, non c'è niente da fare, questa lunga stagione non potrà che essere demonizzata da altri. Poi, quando le cose saranno rifatte nel fondo, potremo riemergere su basi totalmente nuove. Però il problema è che tra vent'anni, cioè sul lungo termine, come diceva qualcuno, cioè non è che uno in politica si va vivo dopo 10 anni o 20 anni, quindi il problema è oggi di tenere in vita una forza, e può essere anche per ora non enorme, ma comunque esistere, deve esistere. Se non esisti, che significa prendere voti, che poi è banale come cosa, prendere voti significa che tu hai un riconoscimento sociale, politico, che c'hai un radicamento minimo. Come si fa? Non lo so, però quella è la cosa da fare. Deve nascere per me una forza, la chiamo di Cagliarizzi, populista di sinistra in Italia, cioè che metta in discussione radicalmente le idee ricevute ai luoghi comuni della sinistra tutta, riformista, cioè destra economica, radicale, cioè fuga nell'astratto, che ha dominato negli ultimi 30 anni credendo di essere l'alternativa al neoliberismo, ha fatto ride, oppure di farci dei compromessi colpevoli. Grazie. Sì, io ti chiedevo un paio di cose che sono, diciamo, inventate tra teoria e politica, diciamo. Allora, tu hai parlato giustamente del fatto che lo Stato, neanche nella globalizzazione, in realtà sparisce o viene messo in secondo piano, ma viene rifunzionalizzato, no? Anche nello stesso, sia nell'ordoliberalismo, in modo chiaro, ma anche nel neoliberalismo di altra matrice. E non so,
somma di sovranismi, no? Dice, ma ci sono, c'è questa rifunzionalizzazione neoliberale, c'è la possibilità di un neoliberalismo nazionale, proprio che dicevi tu, che ci sia un'alleanza tra destra economica e populismo, diciamo, di destra. Quindi sarebbe un'alleanza, cioè un'alleanza di Stato contro i mercati in qualche modo, no? Quindi lo Stato non per il mercato ma contro il mercato. Ora, qui si aprono secondo me due lati, diciamo. Intanto proprio a livello egemonico, come ridefinire lo Stato in questo modo, no? Cioè, cosa potrebbe essere una ridefinizione populista di sinistra di Stato, che secondo me dovrebbe tenere conto del lato della protezione sociale, ma anche in generale della costruzione di un ordine, insomma, in qualche modo, nuovo appunto, e però anche del lato dell'innovazione, ovviamente Mazzucato, per dire, che è un modo per parlare in qualche modo anche a quegli elementi, cioè per riarticolare diversamente degli elementi che in qualche modo il passato neoliberista ci ha lasciato, ma che lì in qualche modo deve articolare diversamente. Questo è un lato. E l'altro lato invece è l'aspetto, diciamo, internazionale, se si vuole, no? Cioè lo Stato, dobbiamo, credo, pensare in qualche modo a una dimensione multiscalare della statualità, no? Dove lo Stato-nazione rimane come angolo politicizzante perché democratizzabile, appunto. Che in qualche modo poi ha dimensioni sia sul lato, diciamo, locale sia sul lato internazionale, quindi come una proposta di questo senso come potrebbe essere, e una proposta in senso chiaramente non nei dettagli ma di orizzonte, ecco. E l'altra cosa che ti vorrei chiedere, anche questa piuttosto teorica ma non tantissimo, è che per fare questa operazione di smarcamento appunto da una certa cultura di sinistra, secondo me diventa in qualche modo essenziale distinguere o percorrere teoricamente il rapporto un po' instabile che c'è tra modernità con il suo, che anche lo dice bene tra gli altri, insomma, anche Galli nell'ultimo libretto sulla sovranità, no? Cioè, è sempre una questione di contingenza, cioè un ordine sempre precario, un ordine costruito, eccetera, ma che ha anche una sua idea del limite, e invece di modernizzazione intesa in senso, insomma, un po' quello che dice Marx nel manifesto, tutto ciò che si scioglie nell'aria, no? Qui, secondo me, nella cultura di sinistra queste due cose vengono spesso identificate, e qui invece siamo a un punto dove c'è un po' un cortocircuito. Questo è il lato più teorico, diciamo, ma c'è anche un lato molto pratico, sempre per agire un po' nel proprio bacino di sinistra. Una discussione con così, parlando di iniziative che doveva fare il nostro centro culturale, a un certo punto un amico che ha più tendenze, diciamo, post-operaiste, insomma, da un lato ci sono i sovranisti, indicando, no? E altri, dall'altro ci sono quelli che vogliono i diritti civili, eccetera. E io, insomma, francamente è come paragonare chi vi piace il pistacchio con o il cioccolato nel gelato con chi gli piace il baseball, no? Insomma, è chiaro che sono due ordini di cose diverse. Però questo, ad esempio, funziona fortemente come un ostacolo culturale all'interno di una certa sinistra, perlomeno quella. Io non capisco perché non posso essere, non so, per i diritti, per il matrimonio o per maggiori diritti per le coppie omosessuali, e incavolarmi lo stesso se i vincoli di bilancio non mi so. Evidentemente sono due ordini di grandezza diverse, però c'è, e forse anche per un recente libro, un autore francese definisce la malattia infantile del sovranismo, no? Parlando del sovranismo piuttosto destra, diciamo, c'è probabilmente un collassare di queste dimensioni dove invece bisognerebbe iniziare a operare delle linee di frattura. E ripeto, l'aspetto più teorico mi sembra questo angolo modernità-modernizzazione, poi questa più polemica spiccia, però che ha un certo suo valore, almeno negli ambienti che frequentiamo. Sì, cioè, se c'è qualcun altro che ha... O siete d'accordo su tutto? Che però... La loro...
questo piano, avrebbe una volontà generale. Venga, venga. Ce ne sono due. Vai. Però venite davanti così. Che mi devono prendere qua. Credo di essere a questo punto di essere della destra liberale, neoliberista, non lo immaginavo, ma ho scoperto di essere. No, volevo chiederle, anche se forse non c'entra molto con il tema del pomeriggio, lei come vede per esempio lo sviluppo tecnologico futuro con l'eliminazione di posti di lavoro, come dire, non solo promessa, ma già in fieri, insomma. E tutto questo come lo combina con un populismo di sinistra, con una visione anticapitalistica, basata sulla giustizia sociale, eccetera. Una cosa velocissima, l'altro giorno facendo delle ricerche mi è capitato di leggere le relazioni delle attività che si presentano alla Commissione, all'Unione Europea, insomma, fatte dal governo, e avevo letto quella del governo tecnico, mi aveva colpito cavalcare più o meno la sfida che la crisi ci offre. Appunto, perché dice, vabbè, quella è proprio Monti. Allora, altro? Vabbè, allora rispondo, cerco di essere breve. Grazie delle questioni, tutte rilevanti. Allora, sulla prima, quella dello Stato, anche per brevità, perché è un'urgenza, ho insistito sulla, appunto, ridemocratizzare lo Stato, è ben fondamentale lo Stato, poi la trasmissione della nazione è una questione, complessa, più complessa di come viene prospettata, nel senso che identificare nazione e nazionalismo è un errore storicamente. Tra le realtà di me, mi ricordo Mazzini, mi ricordo le lotte per la determinazione nazionale, collettiva, andatela a spiegare ai palestinesi, tra l'altro e altre anche. Guarda caso, l'epoca del globalismo è l'epoca della caduta abissale della solidarietà internazionale, ma proprio dei movimenti, delle lotte. Io mi ricordo, ero un ragazzo e ancora si facevano le manifestazioni per i palestinesi, adesso tutti se ne fregano, ma quasi, belli star, francamente molto indicativo. Quindi io distinguerei bene fra internazionalismo, io mi sento internazionalista, che però mi mette insieme anche l'elemento della lotta sul terreno nazionale, Gramsci la chiamava nazional popolare, e comunque il fatto che gli stati sono lo strumento politico reale che abbiamo. Cosmopolitismo, che ha una matrice più morale, che mi sembra a bassa intensità politica, è anche ambiguo quando viene diventa un fattore politico ed è fondamentalmente un cosmopolitismo borghese. Guardate, ho trovato si trovano dei passi, ma non solo di Togliatti, ma di Nenni, di Lelio Basso, straordinari su questo. Loro erano assolutamente consapevoli della centralità dello Stato-Nazione in chiave democratica e dell'uso borghese capitalistico del cosmopolitismo. Questo negli anni 50, che era anche in funzione, antinato, ma ancora rispetto all'Europa, ancora negli anni 60. Adesso vi ricordo che il Partito Comunista, capogruppo alla Camera Napoletano, si astiene, perché aveva il voto contrario, al Senato che aveva il voto contrario, all'adesione allo SME, con un discorso perfetto. Probabilmente suggerito, scritto da Luigi Spaventa prima delle sue conversioni. Perfetto, nel senso che proprio tutti gli argomenti, poi sono evidenti, ma avete letto i diari di Carli, vi invito a leggerli. Carli lo dice in maniera esplicita, ma i nostri politici si stanno rendendo conto di che cosa stanno facendo, già con l'atto unico, prima ancora di Maastricht, che è proprio il trionfo del neoliberismo, e lì è già caduto il muro, si stanno rendendo conto di quello che stanno facendo, perché stanno sancendo la fine dello Stato costituzionale così come l'abbiamo conosciuto finora. Di fatto stanno disattivando la Costituzione italiana nel suo nucleo dei diritti sociali, la centralità del lavoro, stanno spostando a favore dell'impresa e del privato i rapporti di forza. Si renderanno conto che si stanno anche legando le mani
cioè lui era consapevole e diceva: io fra capitale e lavoro, quando ero governatore della Banca d'Italia, ho servito il governo, ho fatto quello, diciamo, se mi dicevano di fare delle cose le facevo, io però fra capitale e lavoro sono per il capitale. Per cui voglio dire, certe cose sono chiare a alcuni da tempo, erano chiare già allora, purtroppo a me no, per esempio, ma a me nel senso, a tutti noi secondo me, fino a 10 anni fa, finché non c'è stato l'effetto della crisi, certe cose non erano chiarissime. Poi si sono chiarite e devo dire che sono anche, come dire, sono emerse molte analisi, oramai è difficile non fare proprio un lungo elenco, c'è una bella bibliografia che ha reso evidente certi meccanismi, soprattutto reso evidente come l'Europa, almeno da una certa fase in poi, l'Eurozona in modo peculiare, è stata costruita sulla base di un certo, è un dispositivo disciplinare forte liberale, serve a quello, quindi francamente non può che essere combattuta. Dicevo, insistevo, sono partito dallo Stato, ma per me è ovvio, essendo internazionalista, che gli Stati debbano cooperare fra loro e si debba creare anche una sorta di internazionale, possibilmente politica. Cioè, se però cominciamo a ragionare concretamente, se in più paesi importanti, in Europa, prevalessero forze di populismo di sinistra, cioè basate su queste idee diverse. Pensate anche ai 10 punti di Sanders, guardate i 10 punti di Sanders, non è che sono banali, per non parlare di quelli di Corbyn, del programma, delle idee di Corbyn. Non dico che sarebbe la rivoluzione comunista, ma sarebbe un grande cambiamento. E è ovvio che non potrebbe che realizzarsi attraverso un coordinamento internazionale, e si creerebbero anche delle forme possibili, si creerebbe anche una solidarietà, diciamo un movimento internazionale in qualche modo politico. Naturalmente c'è un punto, la verità è che occorre una nuova Bretton Woods per gestire la globalizzazione, per quanto sia in atto un processo appunto di deglobalizzazione, per evitare che abbia un segno di un certo tipo, ma in ogni caso una serie di reti, un intreccio di, ma guardate, già il tempo di presenza, quella era una prima forma, cioè l'idea che la globalizzazione nasce ora è assurda, c'è una storia antichissima. Bretton Woods era una prima forma di globalizzazione, era una forma di globalizzazione nell'Occidente dei mercati dal punto di vista delle merci, parziale, ma solo che prevedeva un controllo del movimento dei capitali. Io penso che se non si introduce un controllo del movimento dei capitali e non si segue il suggerimento di Keynes, che è anche la prima Bretton Woods, cioè quella di prevedere dei meccanismi per evitare la competizione commerciale sleale, lui aveva immaginato una moneta a unità di conto, il Bancor, che avrebbe dovuto prevedere dei meccanismi di penalizzazione, no? Per chi era competitore sleale, cioè aveva dei surplus commerciali eccessivi, fu rifiutata dagli americani. Però si potrebbe riprendere, cioè c'è tutto, c'è da lavorare su, diciamo, sull'eredità del keynesismo e anche sulla crisi del keynesismo, perché c'è un punto di fondo. Paradossalmente il successo delle politiche keynesiane a un certo punto ha contribuito a creare la sua crisi. Perché? Perché la politica di piena occupazione porta a un punto di crisi del capitalismo, riducono il margine del profitto. Allora lì è un grande nodo, perché c'erano due strade: o tornare alla normalità capitalistica, cioè al liberismo, quindi neo, o pensare a una forma di un salto in avanti nella socializzazione. Mi chiedo, oggi forse potrebbe essere anche nel senso di un ecosocialismo, di una socializzazione ecologica. Naturalmente questo è un problema aperto, perché ci ha provato, gli hanno dato in testa, Mitterrand va al potere con un programma di nazionalizzazioni, di socialismo praticamente. Lì ovviamente ci fu un'influenza internazionale pesante, soprattutto degli americani, in poco tempo. Ricordo che i gollisti difesero i 4 comunisti al governo, chiusa parentesi, a proposito del senso dell'appartenenza, dell'autonomia della propria comunità nazionale democratica. Comunque, dopo un anno o due,
cambio radicale, va Scemene Manza, ne va, va al potere dell'oro come ministro dell'economia, cambia il governo, svolta neoliberale, perché a Peterano dice proprio le sue riacce, dice vabbè, a un certo punto abbiamo dovuto accettare, però è un cambio radicale. La domanda è, non si poteva fare, non si può fare in un solo paese, devi farla con riuscendo, potendo contare su una serie di alleati. Probabilmente se ci sarà un cambio di, se continua il cambio del vento, e se per esempio vincesse Corbyn in Inghilterra, si creerebbero più condizioni per altri. Se vincesse Sanders in Italia, di cui ne parliamo, questi sono anche un po' i sogni, però io credo che l'unico che poteva sconfiggere Trump era proprio Sanders. Ovviamente lo hanno fatto fuori e si sono beccati Trump, giustamente. Quindi io credo ci sia anche un problema teorico, Diego, cioè abbiamo un deficit di analisi su questo. Cosa significa oggi questa ulteriore forma di socializzazione, questo salto in avanti ulteriore verso un'economia socializzata? E a me non è chiarissimo, perché che vuol dire definire non solo la domanda e il livello dei salari, ma anche che cosa produrre, la produzione, cioè qualcosa che si avvicina all'economia di piano, o comunque all'economia collettivista, non lo so, io non è che sono contrario, però va pensato, perché poi il tentativo fatto a est è fallito. Il modello cinese, che è di economia mista, che prende per certi aspetti anche il peggio dell'uno e dell'altro, sempre sotto la guida di un partito Stato, Può darsi che ne venga anche qualcosa di buono, io però sono meno fiducioso di altri che dicono è la NEP, la nuova la politica economica che voleva fare per l'IEM, ma diciamo comunque è una sfida a cui fare i conti, cioè bisogna pensarla questa cosa, bisogna pensarla ripartendo da Minsky, anche Kalei che era prima di Keynes, ragionando con gli economisti critici. Ora c'è questa teoria monetaria nuova, no? Questa della fiat money, che è anche una cosa interessante, cioè l'idea che la moneta si crea. Dietro Sanders e anche Corbyn ci sono queste nuove teorie, una sorta di teoria monetaria post-keynesiana, diciamo così, che però ha un problema, è giusta secondo me, e diventa al centro la dimensione pubblica, però ha un problema. Devi comunque capire come gestire gli squilibri commerciali, perché altrimenti crei delle asimmetrie, cioè ti ritrovi di fronte a delle asimmetrie che possono portare a dei conflitti, che possono essere poco digestibili. Ci sono dei problemi, sia di lunga lena, io poi soprattutto ci vedo la questione ecologica, perché c'è una riflessione su questo, si parla di stato verde, però devo dire la verità, mi sembra ancora povera. Posto che la green economy serve, è neoliberale, cioè serve a fare i soldi, a estrarre più valore pure da quello, il modello alternativo dobbiamo pensarlo meglio, perché dentro ancora c'è molta verità, e lì c'è un punto di tensione tra modello produttivista, di cui fa parte anche il keynesismo, e sta giusta, fondamentale istanza ecologica. Come si mettono insieme? La decrescita non mi convince, perché mi sembra così l'etichetta, una nobile forse aspirazione, ma mi pare poco realistica e comunque poco compatibile con il capitalismo, che qui nessuno sta dicendo che lo aboliamo domani, no? Stiamo dicendo che bisogna metterlo sotto, bisogna controllarlo, bisogna cercare di spostare i rapporti di forza, di ribilanciare, già mi basterebbe. Poi, se a un certo punto non regge, cioè se a un certo punto arriviamo a che si autoconsuma da solo, ben venga, saremo contenti. Però insomma, diciamo, io non mi vorrei, credo che come diceva qualcuno, il capitalismo ha i secoli contati, cioè nel senso, ora è una grave crisi reale, nel senso che come dice Streck, siamo in un punto di un passaggio epocale, cui c'è un problema strutturale, tant'è che parlano di crisi secolare, no? Di stagnazione secolare, che è indicativo di un problema di fondo, strutturale. Però andiamoci, non siamo ingenui, andiamoci piano a pensare che è lì che crolla. È complicata la cosa, Io mi contenterei di un riequilibrio, mettiamola così. E per questo ci vuole una nuova Bretton Woods ecosociale, diciamo così, mettiamola così. Un piccolo temporale, sì, della sala.
5 minuti, modernità, modernizzazione, è grande questione, sono totalmente d'accordo. Sì, questo è un vincolo dei chiacchieroni. Allora, sovranismo vuol dire niente, sia in chi si definisce sovranista, sia in quelli che lo usano per stigmatizzare, per sospendere, per sequestrare il dibattito. Nel senso, mentre vuol dire molto la sovranità, il concetto di sovranità è un concetto serio. Ha a che fare con lo Stato moderno e ha a che fare anche con l'idea di democrazia moderna. Se se ne fa meno, io farò pubblicare, ora ho proposto alla CERF un libricino, è uscito quello di Galli, ottimo, di Grimm, Dieter Grimm, uno dei più grandi costituzionalisti tedeschi e al mondo, piccolo, spiega bene l'evoluzione, le trasformazioni e la funzione della sovranità, anche come oggi si pone, in modo diverso dal passato, ma si pone senza quel concetto a naso. Si capisce poco e si fa poco. Sarà bene scolpirselo nella testa, ma questo qualsiasi giurista serio lo sa, e anche qualsiasi filosofo politico serio, se ha studiato i testi fondamentali. Detto ciò, perché i diritti sociali e i diritti civili dovrebbero essere in contraddizione? Oggi vengono messi in contraddizione, è una cosa aberrante, per me perniciosa, anzi mi ribello proprio. Vi ricordo che la grande stagione di affermazione dei diritti civili è stata quella in cui si sono affermati i diritti sociali, gli anni 70, statuto dei lavoratori e tutta una serie di altre belle cose, e vi è il diritto nuovo, diritto nuovo, quindi pietà. Anzi, se si contrappongono, la mia tesi è che alla fin fine si arriva a mettere in crisi, in discussione anche quelli civili, persino il riollo, occhio, perché poi si crea un movimento interno di rifiuto della democrazia costituzionale, del costituzionalismo, che poi mette in crisi tutto quanto. Sullo sviluppo tecnologico e lavoro, no, aggiungo una postilla solo, la grande questione teorica, come quella di prima, come si fa a gestire, cosa significa la socializzazione ulteriore, è certamente, è modernità invece che modernizzazione, ed è quale libertà. Per me il soggetto moderno, il soggetto, la soggettività e quindi la libertà, non si riduce a una visione economicistica, non è la libertà economica. I neoliberali vincono su questo. Il paradigma è quello economico, dell'homo economicus, che conquista, colonizza tutto il resto. Ma la storia del pensiero moderno va in un'altra direzione, cioè perlomeno è molto più complicata. Quindi sta a noi fare una battaglia egemonica e sta a noi anche approfondire il tema, che è molto, ora non c'è tempo, ma effettivamente molto scivoloso, con molte sfumature, diciamo così. Lo sviluppo tecnologico, c'è un saggio, se non sbaglio, di Stiglitz recente, in cui mette in discussione quest'idea che siccome ci sono le macchine o lo sviluppo della tecnologia, allora il lavoro finirà, perché tanto la tesi sua fondamentale è occhio a chi usa questo argomento, tutto da verificare, per giustificare il fatto che i salari devono essere bassi o che comunque non è rilevante che ci sia una lotta per gli aumenti salariali, cioè che la causa profonda della crisi economica e della contrazione della domanda non sia dovuta alla compressione salariale e invece sia dovuta ai lavori nuovi o alla fine del lavoro. Lui dice occhio, perché dà dei dati, la causa fondamentale della contrazione della domanda e della depressione economica non è la tecnologia, è il fatto che il lavoro non lo paghi più. Questo è il punto, che produce con un circolo vizioso anche più disoccupazione. Peraltro gli storici mostrano che la tecnologia è importante ovviamente, ma l'uso è sempre una decisione politica. Cioè occhio, non crediamo, non naturalizziamo la tecnologia. La tecnologia è chiaro che produce degli effetti, ti dà delle opportunità straordinarie, cambia il panorama, l'habitat diciamo, ma poi come usarla e dove direzionarla non è che accade automaticamente, non è un processo automatico, è un processo di conflittuale, quindi è un processo politico. Per cui la tecnologia può essere direzionata in tanti diversi. Peraltro io francamente ho difficoltà con le profezie, perché penso che da qui a 50 anni nessuno sappia. Guardate, anche le conquiste delle innovazioni tecnologiche, alcune che pensavamo enormi si sono rivelate le cavolate, non hanno avuto successo. A volte piccole cose che insomma all'inizio, poi forse sto telefonino dentro il computer non è che sembrasse sto cambiamento, e invece quello è stato dirompente. Quindi è difficile, cioè è chiaro che ci sarà la tendenza, però se uno guarda la precedente vicenda delle macchine,
non è che ne trai una legge, perché dei lavori nuovi si sono creati. C'è chi dice lavoro sempre meno, c'è chi dice ma in realtà magari si creeranno nuovi lavori. Poi comunque nel mondo c'è la manovalanza di miliardi di persone che fa i lavori manuali. Manuali e per a lungo ci sarà, io vedo questo. Quindi andiamo a dire la tecnologia, la fine del lavoro, la liberazione dal lavoro. Uno, non so se è augurabile, ma soprattutto io non credo che sia, cioè andiamoci cavoli. Non è all'ordine del giorno, non c'è questo tema immediatamente. C'è il fatto che se continuiamo a pagare la gente, andiamo, non solo la trattiamo male, si incazza, ma facciamo andare male persino l'economia. Questo è il punto di fondo. E poi, vabbè, lì è stata citata una frase che dice tutto del neoliberismo, cioè l'idea che, e della mentalità diffusa, cioè l'idea che la crisi, come la conosciamo? La crisi come opportunità. Cioè, perché c'è la crisi? Perché non hai preso abbastanza medicina. È come uno arriva a un drogato e gli dice ancora di più ne devi prendere, per questo non funzioni, perché ne dovevi prendere di più. È una follia. Cavalieri e Valchiri, questo ci hanno nella testa. Le cose non funzionano, è una smentita drammatica, la realtà li sta smentendo. Perché funziona? Draghi non riesce a far manco il 2% di inflazione, ci rendiamo conto. Fallimento epocale, e vuol dire che c'è dentro nel modello qualcosa che non funziona. Però la retorica, l'ideologia, ma anche l'accecamento fondamentalista, perché alcuni sono proprio dei sacerdoti ottusi, è perché non avete fatto abbastanza. Di più, cioè, non bastano i 7.000 bambini l'anno che muoiono in Grecia, che prima non morivano. Non basta il tasso di denatalità e il tasso di mortalità infantile. No, ce ne vuole di più, perché se no non si realizza. Che è proprio una sorta di messianesimo rovesciato. Cioè, è l'idea che tu, facendo soffrire la gente, c'hai una sorta di transustanziazione, di liberazione umana. Cioè, c'hai cosa? Il fatto che si libera la vera essenza dell'uomo, che è quello di essere un essere competitivo. È una visione non solo che è falsa e non funziona, non tiene conto del fatto che le persone devono stare in ordine, che c'è lo sfida della violenza, il residuo della violenza, che la gente non vuole solo frigoriferi, che vuole anche protezione sociale, vuole potersi identificare in qualcosa che è qualcosa che è una comunità plurale, se sei democratico, se no cerca le comunità tribali. Quindi è una cosa che non funziona, perché non tiene conto delle sfide del politico, e allo stesso tempo, francamente, fa schifo, è una regressione vera. Bisogna avere il coraggio di dirlo fino in fondo. Il neoliberismo si è proposto, è un'etichetta, però vuol dire conta solo l'inflazione, conta solo la remunerazione del capitale, conta solo la speculazione finanziaria, non conta niente la produzione, non conta l'occupazione. Questo significa, perché questo ha fatto il signor Volcker quando è andato alla guida della Federal Reserve, ha cominciato a fare questo. Chi se ne frega dell'occupazione, conta solo l'inflazione, alziamo i tassi di interesse e via a seguire, tagliamo le tasse ai ricchi. La gente sempre più poca viene pagata sempre meno, meglio, estraiamo più plusvalore. Questo ma peggio è una filosofia sociale e persino un'antropologia. È l'idea che la vera essenza dell'uomo è quella, è un rivelatore della sua vera essenza. Ed è una visione metapolitica che nega la politicità dell'umano. Andati dietro a questa deriva metapolitica, come ha fatto anche un certo radicalismo di pseudosinistra, è esiziale. L'uomo è un animale politico, mettiamola così. Bene. Grazie. Allora, grazie. Grazie a tutti. Per gli affezionati dei nostri incontri, il prossimo sarà quello del campo dell'economia il 4 maggio, sabato 4 maggio. Okay. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.